puntata numero 6 di Vesper al cinema, l'approfondimento settimanale di Telemontecronio. Questa settimana parliamo di situazione politica dopo eh, i recenti fatti che hanno visto il Consiglio comunale approvare a fatica, diciamolo pure, i punti finanziari a partire dal bilancio di previsione 2019 nell'ambito di una discussione che ha visto anche l'approvazione eh, della stabilizzazione del nuovo contratto per la stabilizzazione dei eh, lavoratori precari. Questo è stato il punto fondamentale, cruciale oseremmo dire, di tutta una discussione che ha visto come sapete benissimo l'amministrazione comunale in evidente difficoltà perché non è più in grado di garantirsi i numeri in consiglio comunale, aprire una nuova fase, sostanzialmente fare più che un appello alla opposizione affinché, eh, diciamo così, fornisse una sorta di lascia passare a questi punti finanziari e che dunque agevolasse anche l'approvazione di questa stabilizzazione dei lavoratori precari. Questa nuova fase, eh, di questo parleremo oggi nel corso della nostra trasmissione, lo faremo con i colleghi giornalisti che hanno accolto il mio invito e io li ringrazio, si trovano qui sul palco, lo faremo naturalmente soprattutto anche con gli esponenti politici eh, del Consiglio Comunale di Sciacca, ringrazio quelli che sono presenti, qualcun altro magari arriverà nel corso della nostra trasmissione per cercare di capire in che modo si possa concretizzare questa eh, nuova fase che il sindaco Francesca Valenti ha annunciato eh, anche con alcuni importanti impegni da lei assunti durante la seduta consigliare di qualche settimana fa. Cercheremo di capire quali possono essere le prospettive perché siamo reduci, diciamocelo con tutta franchezza, da un periodo piuttosto duro eh, di schermaglie, di contrapposizioni molto dialetticamente molto accese e vedremo di capire eh, che cosa ci potrà riservare il futuro rispetto al fatto che comunque c'è una città da amministrare. Ci sono altri due anni e mezzo di consigliatura e questo lo dico perché nell'ambito della discussione si sono inseriti anche nel corso degli ultimi mesi anche diciamo così, gli spettri di una possibile mozione di sfiducia, eh, cosa che adesso sta avvenendo meno anche perché va detto eh, per completare il quadro che eh, ci sono eh, movimenti politici a partire dal Movimento 5 Stelle che non aveva escluso di poter percorrere questa strada, che ha preso atto degli impegni del sindaco e ha detto va bene. Adesso noi facciamo delle proposte, hai sei mesi di tempo per eh, conseguire questi obiettivi e vediamo se gli impegni verso una nuova fase siano reali, ovvero se le cose stiano in maniera diversa. Questa è un po' per sommi capi la situazione. La approfondiremo con i nostri ospiti. Li presento a Cursio Soldano, collega di Teleradio Sciacca. Accanto a lui Filippo Cardinale, direttore del, del Corriere di Sciacca. Saluto un altro collega di eh, Teleradio Sciacca, anche grandangolo Angolo Agrigento, Tony Fisco e eh, il nostro Calogero Parlapiano che diciamo è un po' eh, gioca in casa perché è un eh, collega della nostra eh, redazione. Comincerei da Filippo. Filippo, che tu segui tutti i giorni il eh, dibattito politico, lo facciamo tutti. Eh, il sito, diciamo, che ha una, eh, una immediatezza anche di riscontro è particolarmente significativa. Voglio chiederti rispetto anche all'introduzione che ho fatto, eh, se c'è qualche cosa che ho dimenticato, oppure se c'è qualche elemento che secondo te è utile alla discussione che avremo questa sera? Mi verrebbe di iniziare dicendo un'espressione di attesa che si usa nel gioco del poker passo e quindi capire un po' gli altri. <ride> Colleghi, cosa dicono? Intanto, mentre tu parlavi, mi è venuta in mente eh, così un'immagine del medico, per cui non c'è nessuna eh, prescrizione, nessuna ricetta eh, che eh, costringa una consigliatura, una sindacatura a durare cinque anni. Per cui, eh, visto e considerato il eh, punto di grave difficoltà. Io ritengo che sia necessario pensare al bene della città non solo con gli atti che devono passare, ma soprattutto con il modo con cui dovrebbero passare. E siccome la situazione è talmente ingarbugliata mi induce a considerare che due anni e mezzo in questo modo non possono svilupparsi e sono fortemente convinto che eh, ne è consapevole il sindaco sono fortemente convinto che è consapevole la eh, maggioranza o la paritanza, come si possiamo dire, visto che sono 12, diciamo. 12 e 12. Ciò che è venuto fuori eh, in quest'ultimo eh, periodo è frutto di una serie di eh, errori, non solo anche di insufficienze politiche, di esperienze politiche, ma soprattutto di speculature caratteriali che in politica. E, e, hanno poi delle, delle conseguenze perché la politica è apertura vuol dire ascolto ma si può negare che ci sia stata comunque una linea di demarcazione anche rispetto agli aspetti caratteriali se possiamo dire se ti riferisci al sindaco insomma la, il sindaco dice io sono disponibile ad aprire una fase nuova e allora, approvatemi questo bilancio sarebbe, e parliamo e, e allora di è, è, è fuori il dubbio che come è successo altre volte ormai come i numeri mancano non per colpa della politica ma per colpa di una legge elettorale che è un disastro. Sì, sappiamo che per risparmiare sui costi della politica si riducono i consiglieri comunali invece di. Ma è, è, si cominciano... Bisognerebbe ridurre penale. Allora, L'errore parte con l'elezione diretta del sindaco. Vabbè, ma non andiamo troppo lontano, no. perché il tema lo capisco che dove vuoi arrivare. Però, no, dico... però eh, eh, l'elezione diretta del, del sindaco porta a immaginare il sindaco in generale, non il sindaco di Sciacca, mm. di essere un monarca. Così non è assolutamente. Quindi eh, è una situazione che parte eh, da lontano. Quella sera eh, il sindaco rispetto alle altre volte è stata leggermente più chiara, ma fino a un certo punto eh, il tutto si gioca prima, anzi nella pausa, mm. perché sai che il Consiglio Comunale ha avuto diverse pause. Nella pausa più eh, lunga, quella mh, ora di pranzo. Eh, lì succede eh, qualcosa eh, che poi sfugge di controllo perché noi abbiamo visto quello che è successo in aula, ma quello che è successo nella sala delle opposizioni non, eh, non, non lo abbiamo visto. Non abbiamo visto. Eppure le pause del, dei lavori consiglieri sono come le pause in musica, sono fondamentali. Se non riescono, <ride> riescono ad avere Quando, un quando, quando ritorna, quando ritorna il sindaco, eh, mi avvio alla. Prima conclusione, quando ritorna il sindaco in aula, sono le 5-10, c'è un clima che sembra sereno. Il sindaco dice alcune frasi che poi sono state concordate, ne dico una perché io dieci minuti dopo pubblicai l'audio di ciò che ha detto il sindaco, quindi ha parlato di terza fase. Di scusa, una nuova fase, ma mentre diceva una nuova fase io facevo il conteggio ed eravamo arrivati alla terza fase. Dice il consigliere Simone di Paola che è bravissimo sempre a dire un cambio di passo, eccetera, eccetera. Non è la prima volta. Dopodiché il sindaco lancia dei messaggi alle opposizioni e dice: tra le altre cose sono disponibile una rivisitazione virgola anche a una rimodulazione complessiva siccome la lingua italiana è esatta allora rivisitazione sono d'accordo io rivisito la mia giunta faccio qualche cambiamento rimodulazione punto posso essere pure d'accordo rimodulazione vuol dire cambiare i termini ma se tu aggiungi rimodulazione complessiva vuol dire cambiare i termini complessivi quindi vuol dire mi cambio tutta la giunta poi Possiamo essere bravi e dire ma no è un'interpretazione eccetera eccetera. L'indomani io da sindaco me ne sarei stato in silenzio avrei detto in televisione siamo tutti contenti che abbiamo risolto il problema dei precari. In televisione non so cosa succede, tu lo sai meglio di me, davanti alla telecamera poi ci si lascia andare. Una serie di eh, espressioni, di dichiarazioni hanno alterato il... Ti fermo qui. Il, il, qui quel il, tema, che il tema è, è importante, è, Calogero Parlapiano, c'è stato questo spartiacque secondo te? Oppure Filippo Cardinale sostanzialmente dice la situazione, al di là degli impegni, non, lui non crede che, che sia cambiata in buona sostanza, anche rispetto a qualche ripensamento presunto tale del sindaco dopo le cose dette in consiglio. Qual è la tua opinione? Ma penso che se c'era una volontà di aprire una nuova fase già in pratica questa volontà è stata bocciata da ambo le parti, perché né il sindaco vuole in realtà aprire una nuova fase e né l'opposizione vuole partecipare ad una nuova fase, ognuno si tiene diciamo, sul, sul proprio scacchiere. Diciamolo pure, il sindaco poi ha fatto la convocazione della riunione, però tutti hanno cominciato a dire io sono impegnato, io non ci posso andare, io non ci voglio andare, che è quello più importante, e allora dico tutto questo discorso per cosa l'abbiamo fatto? Eh, per questa è una domanda che posso fare sensazione? ai colleghi dell'opposizione. Perché la quando cosa... si chiede giustamente una nuova fase, di essere più coinvolti e poi c'è un incontro istituzionale convocato, secondo me bisogna andare a questo incontro istituzionale. Poi ovviamente opposizione e maggioranza, ognuno per i propri partiti, per le proprie idee politiche, possono avere giustamente idee diverse, visioni della città diverse. Ma Dopo l'incontro, non prima dell'incontro. Nemmeno tu pensi che ci sia questo, questo spartiacque. Ma penso no, ma per volontà reciproca, insomma. Mm. Io, tra virgolette, la dico e alla, 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 alla Saccenze: io faccio la parte di aprire una nuova fase, ma io non la voglio nemmeno. Mm. Parlo per l'opposizione. A che cosa abbiamo assistito allora l'altra sera in Consiglio Comunale quando c'è stato il lascia passare alla Saccenze? Abbiamo assistito per... in un certo senso. Parlo, atto di, parlo per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari ad una buona pagina di politica, mm. perché il senso di responsabilità è importante da ambo le parti. Davanti a tematiche importanti bisogna fare fronte comune. E questo però, secondo me, deve valere per sempre. Ci sono in Consiglio Comunale partiti, liste civiche, gruppi consigliari che non vogliono l'apertura delle terme? Io penso di no. Ci sono gruppi politici che non vogliono le strade rotte? Io penso di no. Ci sono gruppi politici che vogliono che l'acqua venga con costi minori nelle bollette? Io penso di no. Per quale motivo non ognuno, si può fare fronte comune allora? Poi però ciascuno gioca una parte. Ognuno, le, o, ognuno giustamente deve avere le proprie idee, ma su tematiche importanti come è stata quella dei precari, penso che si debba fare fronte comune. A Cursi Soldano, qual è la tua opinione? A proposito di che guarda un sacco di, di opinioni ci sono. Sulla questa svolta c'è la svolta oppure abbiamo assistito a, una, a un teatrino, a una farsa? Ma io non, la svolta non c'è, non solo non c'è, ma non ci sarà. Perché io ho assistito in considerazione del fatto che in Consiglio Comunale non ci sono le, le nostre telecamere. Per la diretta del consiglio comunale ho deciso di assistere alle sedute consigliari. E il clima che si respira è un clima proprio di non direi quasi di, di astio. Cioè, non sono mai dei consigli comunali in cui si fa un ragionamento politico. Cioè una, si parte subito con una contrapposizione. Sono dei preconcetti, secondo te? Sì, secondo me sì. Non da parte di tutti, ma alcuni ce l'hanno sicuramente. Lo dimostra il fatto che in qualsiasi interrogazione che arriva alle nostre redazioni non vengono mai citati gli assessori di riferimento, cioè se, se c'è una buca in mezzo alla strada l'interrogazione non va a finire all'assessore di riferimento, mai al sindaco, se in, in, cioè, il giardino delle terme è chiuso è al sindaco, se c'è un, un... qualsiasi cosa e quindi non credo che ci sarà una, una apertura e non ci sarà un'apertura perché all'interno della giunta comunale non c'è un assessore nelle condizioni di poter dialogare con le amministrazioni con, eh, con l'opposizione né un assessore né tanto meno il sindaco perché io mh, mh, ad esempio mi per avere un po' un'idea chiara di quello che stava succedendo mi sono fatto spedire dalla consigliera Benello il loro progetto sulla ZTM per dare un'occhiata, per vedere com'era, eccetera, eccetera. Ho guardato, francamente, francamente non ci ho capito niente, però ho guardato la consigliera Benello Invece praticamente eh, denuncia che questo progetto non solo non è stato guardato, ma manco anche preso in considerazione da te? No, no dall'amministrazione. Dall okay. Eppure non ci vuole niente a darci un'occhiata, insomma, ma poi anche chiamare a bene e dire: guarda, secondo me fa schifo, cambiamo, aggiustiamolo, diamo un'altra cosa. Quindi La stessa manca, cosa manca questo nel rapporto. Manca un dialogo. Cioè, cioè non è pensabile. Ci sono consiglieri che, con, che hanno preconcetti, ci sono l'amministrazione sì, che non accetta i consigli. Non è pensabile, ad esempio, anche se a me fa piacere, che il consigliere Correri, sempre del Movimento 5 Stelle, sempre sia diventato grillino io. Mm -hmm. Che il consigliere Correri <ride> venga da me e mi dica: sai, ho pensato di fare a sciacca. Una, una situazione in cui si possono fare i matrimoni in spiaggia tu hai qualche idea eccetera eccetera allora io e il consigliere Correri siamo andati in una ehm, un noto organizzatore di sì, io un -organizz siamo andati in una, eh, in una struttura abbiamo esposto la situazione portando avanti non capisco anche se a me fa piacere ripeto perché il consigliere Correri sia stato costretto a chiamare me e non l'assessore di riferimento perché sarebbe stato più giusto. Allora io non credo che ci possa essere... Che cos'è questo secondo te? Orgoglio, superbia, atteggiamento di distanza? No, come ripeto, io non, non io non credo che ci sia un assessore o un componente della giunta in grado di dialogare col centrodestra. È interessante questo passaggio. Toni, una tua riflessione. No, io voglio un po' spostare... La discussione, anche perché eh, la vedo sotto un altro profilo, è non tanto legato a quanto è accaduto in Consiglio Comunale nei giorni scorsi, ma io vorrei dire che, non so se voi lo sentite, ma io sento ogni giorno il suono dell'allarme, io ogni giorno sento degli allarmi che suonano come se ci fosse sempre una luce intermittente accesa che mi avvisa che siamo in una situazione di emergenza. Tutti questi discorsi dei miei colleghi io in gran parte li condivido, però se teniamo in considerazione una situazione generale di normalità, di benessere, una situazione normale, ma quella attuale io sono convinto che stiamo vivendo sciacca e non solo non è una situazione normale è una situazione gravissima di emergenza di emergenza economica di emergenza sociale un giorno protestano i marinai il giorno successivo i commercianti poi gli operatori turistici tutte le categorie economiche della città vivono un disagio gravissimo le mie figlie sono fuori Sciacca a lavorare e a studiare. Le figlie e i figli dei miei amici non sono più a Sciacca, sono fuori a lavorare o a studiare. Sono dei problemi enormi che noi non possiamo gestire stando separati, stando in conflitto, stando mettendoci eh, da posizioni contrapposte. Non abbiamo la forza di poter affrontare questi problemi se siamo separati. Se dobbiamo preoccuparci ogni giorno di difenderci dalle opinioni di chi è seduto accanto a noi, non riusciamo ad affrontare questi argomenti. Cioè è inutile che diciamo che vogliamo rivogliamo le terme aperte, straordinario. Non abbiamo la forza per farlo. Non sentite l'allarme? Io lo sento ogni giorno. Quindi secondo te quel quello di Francesca Valenti può essere stato un tentativo positivo di cambiare registro, io torno sempre alla. No, io non ne condivido quel... le modalità. Mm. Non ne condivido le modalità perché questa operazione è un'operazione corretta, doveva essere fatta da tempo con modalità diverse, meno ufficiali e più amichevoli. Mm. Bisognava costruire un clima all'interno del Consiglio Comunale diverso, più aperto. La stessa cosa doveva essere fatta da parte delle opposizioni. Quindi è troppo tardi? No, non è troppo tardi. Io dico, attenzione, secondo me c'è un allarme in atto, non siamo in condizioni di normalità, non possiamo permetterci di giocare a opposizione, a maggioranza. non possiamo considerare quel, quello come un primo passo per cercare di cambiare, anche se non condividi le modalità? Certamente, Io certamente di però capire. ho visto subito che eh, l'iniziativa del sindaco da una parte, come ha detto qualche collega, era un po' forzata e nella stessa seduta consigliare, anch'io ero in consiglio comunale con te mm. nella stessa seduta consigliare, subito dopo l'iniziativa del sindaco qualche consigliere ne ha approfittato per calcare la mano e far sentire tutta la propria forza politica naturalmente, no? Per, 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 diciamo, in qualche modo evidenziare que, questa, questa responsabilità ammessa dal sindaco. Questo è un segnale chiaro che, in effetti, non, non c'erano le condizioni per portare avanti un accordo. Però la cosa grave è che la classe politica nel suo complesso non avverta questo livello di emergenza. Si fermo un attimo qui. È interessante questa riflessione, di Tony, anche sul piano sociologico, oserei dire, rispetto anche al fatto di. Delle difficoltà che abbiamo anche come famiglie, come genitori, eh, chi ha i figli ancora in età scolare e chi invece li ha in età universitaria. Eh, voglio chiedere all'avvocato eh, Santangelo, Carmela Santangelo, cosa pensa di questo tentativo fatto dal sindaco. Lei è una delle consiglieri, uno dei consiglieri comunali che ha eh, abbandonato l'aula eh, nell'ambito comunque di, un, della necessità di agevolare, lascia passare per i precari. Come considera la riflessione fatta da tutti i colleghi, in particolare in quest'ultima fase de, da parte del, di Tony Fisco. Allora la prima parte del, del dottore Fisco la condivido, però che è chiaro che i giovani vanno via, che ci sono pros, poche prospettive a Sciacca, che Sciacca purtroppo offre poco. Però questa non è una situazione che può essere addebitata. Soltanto a questa amministrazione perché è un problema che ci ha casi No, assolutamente, da no, scusami, da anni. Se, no, scusami, posso aggiungere solo a una cosa, sì, Massimo, sì, solo a una cosa. Sì, ma... certo, certo. Perché questa è una, è, una parte, è una parte importante da riferire. Il mio discorso non fa riferimento a questa amministrazione. No, perché ci, ci tengo a dirlo questo. Cioè io da giornalista mi sono ritrovato negli ultimi 20 anni, dico 20, potrei dire 15, potrei dire 25, non cambia niente. E negli ultimi venti anni mi sono ritrovato eh, davanti a dei sindaci a delle amministrazioni, tutte che hanno perso la loro maggioranza dopo due anni sì. e mezzo, tre dove i primi due anni e mezzo tre e ci siamo sempre ritrovati negli ultimi 20 anni, 20, 20 anni dopo tre anni di amministrazione in queste condizioni nelle medesime condizioni in cui ci troviamo oggi quindi Uno non, ce non ce è un fatta problema a... della Valenti non, non ce, ce l'ha fatta, fatta, fatta Cucchiara non ce l'ha fatta Turturici non no, ce l'ha fatta non... Vito Bono addirittura si è dimesso Vito perché... Bono si è dimesso Di Paola stesso allora, è, è, una è, una andato, mag... è andato in minoranza in consiglio comunale <ride> non ce l'ha fatto nessuno però... Mito Bono la maggioranza non l'aveva persa. Si è dimesso eh. con tutta la maggioranza. Vabbè, Però ha discorso. fatto un'altra scelta. Mm. Questo io dico quindi questa emergenza non è una questione di oggi, C'è una l'emergenza passato. passato. Sì, sì, mm. sì, c'è l'emergenza perché io non è che sono non vecchia, è che vivo no. in un altro mondo. Non, è, ecco. eh, non mi voglio mm. definire nemmeno vecchia, anziano, io faccio parte della categoria dei giovani però siamo andati indietro, Sciacca è indietro perché io mi ricordo della discoteca, oggi la discoteca non c'è, mi ricordo delle piscine Mulinelli, oggi non ci sono, mi ricordo delle terme aperte, oggi sono chiuse, cioè oggi a Sciacca manca tutto, Sciacca ha solo il nome, Sciacca, e basta, eh, dobbiamo e ringraziare la, il buon Dio che ci abbia messo vicino al mare. La riflessione di il è, è Quindi, il caso, visto però, con queste campanelle accese di allarme che noi si, ci si attardi, alla contrapposizione fine a se stessa, credo di aver, eh, di aver intuito. Questo. Ma non è che la nostra, o almeno la mia, è una contrapposizione fine a se stessa. Io parlo per me, giusto, personalmente, per Carmela Sant'Angelo. Io mi trovavo in maggioranza, mi sono candidata nella lista del sindaco, nella lista civica, e tutti lo sanno, ho condiviso all'inizio questo progetto. Sono uscita e sono andata via per le motivazioni che già tutti si hanno, perché all'interno di questa maggioranza manca purtroppo il dialogo. E, e tutto è chiuso eh, tra quattro mura e tra quattro persone. Io mi sentivo estranea e dovevo condividere una cosa senza conoscerla. E questo non mi appartiene. Non venivano ascoltati nemmeno i consigli che qualcuno poteva dare. E questo è stato uno delle motivazioni Il per cui si aprire un dialogo lo trova. Non ci potrà mai essere. Mm. Perché quando un consigliere comunale presenta un'interrogazione, l'interrogazione non trova mai risposta è fino a se stessa. Come si vuole parlare di dialogo se la semplice interrogazione non trova risposta, o viene vista quasi in maniera negativa, non è che l'interrogazione parte: Soltanto perché la mattina uno si alza, ha tempo da perdere e comincia a scrivere le interrogazioni. Le mie interrogazioni parlano dopo diverse interlocuzioni non soltanto con, eh, con il sindaco, ma anche e soprattutto con gli assessori a ramo dopo diverse chiamate eh, dopo diverse passeggiate sui luoghi per evidenziare questo, le problematiche questo, questo e scettici, poi si è costretti Io vado, è costretti. vado in generale questo scetticismo eh, non c'è via d'uscita diciamo come se è ne esce è difficile con le del perché sindaco. Ma questa è una cosa che spetta al sindaco, secondo no, sua spesso, scienza naturale, e coscienza, non spetta naturale. a me stabilirlo. Io l'unica cosa che posso dire è che è difficile avere un dialogo, perché quando in Consiglio Comunale mi viene detto che si può procedere ad una rimodulazione, poi l'indomani si va in televisione a negare ciò che è stato detto. 24 ore prima. Quando poi si va in televisione e alcuni assessori comunicano che sì, si può discutere, si può collaborare, si può parlare, ma sempre facendo riferimento al progetto politico di Francesca Valenti, come si può dialogare? anche quando i 5 Stelle presentano dei punti, diciamo che, se il progetto politico è quello della Valenti si deve discutere su scusi, una cosa già lei, ben lei, stabilita Lei ritiene che il passo avanti di Francesca Valenti sia stato fatto col freno a mano tirato è stato fatto perché gli, serviva la, 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 gli servivano le opposizioni per stabilizzare, dobbiamo essere onesti gli servivano i nostri voti per stabilizzare la fermo un attimo eh, qui noi, col freno a mano si fa e testa cosa <ride> eh, Capogruppo del PD Simone Di Paola eh, ah, eh, se viene qua mi fa la cortesia grazie così evitiamo di impallarci sì, con, la, con no, il fretto così giriamoci perfetto grazie consigliere sì, Di Paola una riflessione sulle cose che ci stiamo dicendo questa apertura c'è stata o non c'è stata è credibile o non è credibile allora io devo dire che eh, le riflessioni di, di, di Tony Fisco sono riflessioni che condivido Uh, ma che devono avere una conseguenzialità in ciò che diciamo, non ci si può essere d'accordo con quello che dice eh, Tony Fisco e poi però comportarsi in maniera completamente opposta. Tony pone un, una questione che non nasce oggi e che eh, io sento tutta sulle mie spalle, una responsabilità che sento sulle mie spalle, ovviamente per la mia parte di competenza. Cioè, questa città, vuoi per un sistema elettorale balordo che eh, camuffando eh, sotto, dietro il concetto di stabilità eh, le modalità di elezione del Consiglio Comunale ha creato più instabilità che altro, vuoi per altri aspetti. Ma questa città, da come la vedo io e per come la vedo io, è prigioniera da diversi anni eh, di un clima di eterna contrapposizione, di eterna conflittualità che a parti avverse. Eh, ha visto protagoniste la stragrande maggioranza delle forze politiche, eccezion fatta per quelle che sono entrate ovviamente in questa consigliatura, e che ha determinato come conseguenza non soltanto un arretramento sul terreno della crescita economica eh, e sociale della città, ma anche dal punto di vista della forza contrattuale della classe dirigente di questa città ai tavoli dove conta. Avere una classe dirigente unita e coesa. Cioè, non è un caso, secondo il mio punto di vista, che la città sia andata indietro in maniera direttamente proporzionale al crescere del livello di conflittualità della classe politica. E se noi non usciamo dal cono d'ombra di questo clima di eterna conflittualità, oggi, domani o, di o dopodomani, o di noi non così? ce ne usciamo. Noi eh, non ci riusciamo. Allora, siccome le elezioni, allora, le elezioni sono una cosa seria, quindi se ci sono le elezioni, vuol dire che ci sono almeno due eh, opzioni sul tappeto, sono anche di più, ma diciamo almeno due se non la guardiamo dalla prospettiva del ballottaggio: uno vince e uno perde. Com'è possibile ottenere quella unità? Eh, che, che uno auspica, che io auspico pure dal mio punto di vista, perché qui famosa, la famosa conversione di Perolla e Luna ci siamo veramente eh, rotti le scatole, mi permetto di dirlo. Tuttavia il problema esiste perché mi, di fronte ad una condizione in cui il sindaco apre, cerca di aprire una nuova fase e la risposta è sì, però alla riunione noi non veniamo, allora uno si domanda come facciamo noi a superare questo stato di impasse? Perché poi, come dice Soldano, è anche vero, manca. Qualcosa da entrambe le parti, perché se c'è l'amministrazione superba che non vuole parlare con il consigliere d'opposizione, il consigliere d'opposizione che dice a prescindere no, io alla riunione non ci vado, ma di cosa stiamo parlando? Questa è la mia. Ma io guardi, mi, io, mi... Sono, io schema, schematizzo molto. Mi scuso se, se non è gradito questo, questo tipo di ragionamento. Prego. Mi perdoni. Le campagne elettorali si fanno in tutti i paesi. Del no, territorio, no, dico, no. però poi alla campagna elettorale si mette un punto e si ricomincia. Questo accade in tutti i territori. Tranne che diciamo ascianca. che prima di essere sciacchetane siamo partiti, le, le devo dire la verità: le, non mi sento Italia, no? di attribuire Questa. la responsabilità a nessuno perché anch'io, probabilmente, quando vestivo i panni dell'opposizione potevo essere accusato delle stesse cose di cui oggi, degli stessi rilievi che oggi potrei muovere ai miei colleghi dell'opposizione. Quindi, non mi sento di muovere rilievi a nessuno, parlo a me stesso. Io penso che a Regione Tony quando dice che i problemi che vive la città sono tali e tanti. Che non ci possiamo permettere il lusso rispetto a questi temi di dividerci in polemiche sterili, che non vuol dire che non vuol dire, eh, che non vuol dire confondere ruoli e prerogative, perché io mm. difenderò finché campo eh, le prerogative di chi fa opposizione, però vuol dire anche cogliere, avere l'intelligenza politica di cogliere l'opportunità, seppur in modo forzato, seppur in modo tardivo, mettetela come volete, però cogliere l'opportunità di un momento, di un contesto, di una situazione in cui questo clima può cambiare. L'apertura del sindaco, a prescindere dal momento, dall'occasione, dal contesto, può aprire una fase nuova di dialogo. È chiaro che questo dialogo deve determinare poi una convergenza sulle cose da fare. Cioè, noi, prima di. Aprire scenari che francamente in questo momento mi interessano poco, legati a equilibri, giunte, poltrone. Que... Dobbiamo comprendere se queste forze politiche che oggi hanno, per parte di maggioranza e per parte di opposizione, la responsabilità di guidare la città in un momento drammatico, dal punto di vista dei rapporti con i governi regionali e nazionali, Quindi, ma anche dal punto di vista. A fare uno sforzo. Io credo che oggi. Ci siano le condizioni affinché le forze politiche sappiano prendere a piene mani la responsabilità di cui i cittadini li hanno investiti e attima. fare quel passo avanti. E mi consenta, io non credo che la soluzione sia. Tutte le volte che un'amministrazione perde i numeri in Consiglio Comunale eh, reclamare il voto anticipato, perché altrimenti tutte le amministrazioni, non mi ricordo chi lo diceva uno dei suoi colleghi, che hanno perso la maggioranza puntualmente allo scadere dei due anni e mezzo, forse l'unico che non l'ha perso è il Gito dottore Bono. Bono, si sarebbero dovute dimettere. Questo ragionamento ci porta troppo lontano. però io penso che oggi. La classe politica di questa città tutta insieme abbia una grande opportunità perché da ogni impedimento nasce un giovamento. Io uh -huh. credo che abbia una grande opportunità. Vediamo come, come, la, pensa, come la pensa Giuseppe Milioti. Veloce, veloce. Mi viene da dire: allora azzeriamo la giunta, prendiamo persone tecniche fuori dal mondo della politica, dimostriamo tutti che non teniamo ai partiti politici eh, amministriamo okay. la città. Ah. E allora mi viene da dirlo, ci cioè, nasce spontanea. Eh. Allora, Milioti. Sì, un po' mi ha anticipato la collega Sant'Angelo, siccome... La trasmissione è dinamica. Diciamo che condivido... Ma ci, ma ci sono tecnici non politicizzati a sciacca, io, presentatemeli perché io sinceramente il curriculum di qualcuno lo conosco. Condivido... Beh, un attimo, un attimo, aspetta, aspetta, Filippo, aspetta, fai intervenire, fa intervenire Emilio e ti, ti do la parola. Un, disposto, no, un attimo, così. un attimo, dai. Io condivido per grandi linee quello che dice... Eh, Toni Fisco sui problemi che ci sono in città e del problema che c'è dei giovani che emigrano, che non rimangono in città. Però eh, su questo argomento bisognerebbe fare una trasmissione a parte, posto che... Eh, posto che non può essere attribuito tutta, tutta la colpa alla politica eh, locale, ma a diverse altre situazioni, che eh, non sto qui ad elencare. Oggi siamo qui. Sì, no, 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 l'ho capito. Sì, no, 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 l'ho capito. capito. Dico, oggi non siamo, siamo qui per parlare del post-bilancio, che io chiamerei post-ricatto, un ricatto a cui noi non abbiamo risposto con il ricatto. Ma già noi abbiamo dimostrato di essere responsabili dando il via libera agli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari che non conoscevamo, degli strumenti finanziari che avevano eh, delle problematiche serie, non li abbiamo guardati, perché se da un lato la politica locale non può eh, creare posti di lavoro per guardato? Non abbiamo, non abbiamo gli strumenti perché, se dovevamo guardare gli strumenti, gli strumenti finanziari, io le dico che non c'è neanche l'ombra di quello dell'azione politico-amministrativa che il Sindaco Valenti ha detto in programma. In programma che, no, 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 mi scusi. Mi scusi le, le rispondo, scusi, le rispondo subito mi scusi, di fronte a noi perché mh, guardi non, non l'abbia male, è bello parlare al di fuori, però trovarsi in consiglio comunale con 70 padri di famiglia che no, sono d'accordo, no? dovevate dare il via libera alle 73 sì, famiglie fa subito, subito non, perché non si possono situazione in crisi non si possono lasciare a casa altre 73 famiglie però Deve si doveva discutere parlare. sul merito di tutto, sulla tariffa Su... Tari, sul... Sul piano delle, sì. alle, delle alienazioni, perché non avete dice parlato? Dice perché avete av rinunciato a parlare di questo se avessero dovuto farlo se dovuto se cambiare eh, eh, avessimo intervento. dovuto farlo per ora, permette, no, eh, fa. mi deve lo fare, lo fare ho finire se dovevamo fare, fare quello che dice lei oggi. Parleremo di post-scioglimento consiglio comunale. Ecco, noi abbiamo più operato secondo coscienza. Secondo coscienza, perché se da un lato la politica locale non può creare posti di lavoro, non può eh, diciamo macchiarsi di aver, creato una, di aver aumentato la percentuale di disoccupazione nel nostro, nel nostro paese. Eh, punto. Poi, in merito a quello che si deve fare dopo. Noi eravamo arrivati al punto di chiedere l'azzeramento totale della Giunta non perché noi volevamo essere coinvolti all'interno della Giunta, questo mi pare voi, che, è è chiaro, è chiaro, è che è, è posto chiaro posto. a tutti. Noi vogliamo stare sempre a svolgere il nostro ruolo di opposizione e lo abbiamo detto anche nella nota che abbiamo fatto. E cercando di non svilire il ruolo del consigliere comunale con degli atti che arrivano all'ultimo all momento, ma cercare di mettere nelle condizioni il consigliere comunale di essere libero di valutare gli atti sotto Quindi il profilo di rispetto all'apertura al nuovo sì, alla nuova sotto fase. il profilo politico. Poi, di fatto, eh, dietro che, la nostra un attimo, so. si è preparato quello che devi no, dire, no, 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 ma non no, no, so. mie domande. Eh, per... C'è diffidenza rispetto all'apertura data da, da, dal fatto? Assolutamente del... sì, la oh, diffidenza è data so. dal fatto che il sindaco non ha aspettato neanche 12 ore e è andato in televisione a sconfessare quello che aveva detto di fare eh, a noi. Ecco perché. Però le convocazioni ci sono, ci sono state le convocazioni. Ma ci sono state le convocazioni, ma il sindaco ha detto, aveva detto di arrivare in Consiglio Comunale e eh, facendo un annuncio di azzeramento totale della Giunta con la nomina di, nuovi, eh, di nuove professionalità che non, erano, che non erano da eh, prendere all'interno della politica. Allora e voi lo avete condannato perché questo secondo azzeramento invece lo vedete di eh, sì, dico, Perché il singolo. primo azzeramento è frutto di una strategia politica eh, interna, pr interna <ride> molto primitiva che è diciamo, eh, fatta per appetiti politici di componenti politici della maggioranza ed è per questo che il sindaco ha perso. Quei numeri il in Il secondo sarebbe un simbolo di svolta. Il, so, il secondo, non facendo riferimento a politici ma ad alte professionalità, poteva essere un segno di svolta nei confronti di allora, tutte le forze so, politiche un presenti. Solo. Fatemi dare la parola ad Alberto Sabella, però prima un attimo di pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo. Riprendiamo la trasmissione. La parola ad Alberto Sabella, che all'interno della maggioranza è uno che ogni tanto insomma qualche mal di pancia che è una metafora che usiamo molto quando si parla di politica non l'ha nascosto eh, rispetto alle cose che si stanno dicendo lei è uno di quelli che per esempio ha un po' puntato i piedi rispetto a certe scelte fatte dall'amministrazione rispetto a, a, a taluni assessori che sono entrati dopo l'azzeramento e oggi le cose come si sono messe la decisione di Francesca Valenti comunque di aprire di tentare di aprire, molti non ci credono questa nuova fase Potrebbe essere un passaggio che a lei è gradito, oppure no? Molto. Io devo dire che ho condiviso molto l'intervento fatto dal dottore Fisco perché l'ho sentito proprio fatto col cuore, perché di uno come me, che fa il sindacalista, e vede molta gente partire appunto per cercare un lavoro e la città si sta svuotando, ho sentito veramente l'intervento di Fisco quasi come il mio. Anche nella parte dove forse strategicamente qualcosa è andato male. andato, Io ancora ci credo alla, a un'apertura e, e all'appello che il dottore Fisco ha fatto a salvare la città, che è la cosa più importante di pensare ai partiti, alle poltrone, qualunque, qualunque cosa essa sia. Non sono d'accordo con Carmela Sant'Angelo, perché ho sempre detto che chi deve fare l'assessore deve fare politica, deve essere la città a votarlo, cioè si case. deve misurare. I sti tecnici, facciano i tecnici negli uffici professionali, ma i tecnici devono essere accettati dalla, dal cittadino, cioè tu devi metterci la faccia. Il cittadino ti vota perché sente uh -huh. di essere rappresentato da te, e quindi allora tu sei, secondo il mio punto di vista, autorizzato a fare l'assessore, il sindaco. Questa coalizione, con in testa appunto il sindaco, ha vinto l'elezione, legittimamente, e la legge prevede che chi vince l'elezione ha diritto a governare cinque anni. Abbiamo una legge balorda, l'ultima. Ah beh, dove detto. lo spazio tra maggioranza e opposizione è troppo stretto. Però siccome Francesca Valente diceva ma è più 5 anni così, uno dice deve governare 5 anni, allora uno si domanda come devono essere questi 5 anni? Io sono stato tra i più critici appunto nella maggioranza, però devo dirti che la sera del Consiglio Comunale del bilancio, ne abbiamo parlato pure in maggioranza, l'apertura c'è, ci sarà e io sono uno, uno tra quelli che in Consiglio Comunale mi sono fatto da garante. Per questa apertura verso le opposizioni, nel rispetto dei ruoli, attenzione certo, perché qua è... bisogna. Quello che dicevo prima: uno che vince nel... le elezioni e uno che le perde, ci sarà sempre più. Nel rispetto dei altrimenti... ruoli, ma sediamoci: due, tre programmi, decidiamo il futuro di questa città e lei per prepararla anche alla prossima amministrazione. Lei un po' di, di resistenza nell'opposizione? a corso in un intervento, forse nella prima fase ha ragione: un po' di astio, nella prima fase c'era, si avvertiva di più. Oggi meno, perché giustamente c'è chi vince, c'è chi perde e fa male. Però io vedo che, sono convinto che le condizioni per poter fare, per aprire un dialogo, una, la tanto amata mia concertazione, oltre che ci deve essere, o no? ci può essere, ci deve essere, se si ama veramente la città. I punti, sediamoci al tavolo: gli accordi si fanno bilateralmente, non si possono fare a livello unilaterale. Quindi, se qualcuno non viene al tavolo, come uno dei vostri colleghi ha detto. Già ti prendi il torto prima di iniziare, qualunque siano le motivazioni. Io da sindacalista andavo ai tavoli con l'amministrazione a contrattare, magari andavo sconfitto ma mi sedevo e dicevo la mia quantomeno. È chiaro, un è dialogo... chiaro, è chiaro il messaggio. Un attimo, siete, siete senza microfono. Un attimo, Filippo, no, ora 30 secondi ciascuno, adesso tocca no, a voi. Io parlavo della fase nuova e quindi di un'apertura anche appunto ai programmi. parliamo prima di programmi poi c'è da cambiare gli assessori, cambiamoli ma secondo me che siano politici Salvat Sì, volevo per, per un'esigenza di Salvatore Monte che deve, che deve andare sì, via sì. Allora, Teresa Ritagliero... Bilello mi chiede il microfono quindi non sì. ne faccio domande vuol dire che sì, lei ha un'opinione da esprimere un Prego. piccolo spunto all'interno di questo Ora il dibattito Intanto eh, voglio partire da alcune riflessioni che sono state fatte sia dal dottor Soldano sia dal dottor Fisco. In realtà dottor Fisco, quella sera non è che non si è intervenuti in merito all'oggetto delle delibere. Eh, mi riferisco al piano delle alienazioni, alla tariffa TARI, al bilancio, sono state fatte e sono stati fatti degli appunti. Eh, perché quelle delibere noi le avevamo studiate tutte, le avevamo studiate tutte attentamente. Il problema è che lì si veniva ed è anche comprensibile, anche umano, da ore e ore di eh, emotività, no? eh, eh, È stato veramente un consiglio molto pesante. Era da un punto da quella parte la prima parte era da evitare e da ho capito, Tutto dottor bene, ora, ora Fisco, vengo, però vengo lei deve anche me. capire che noi siamo umani. Gli interventi sono stati fatti, io li ricordo benissimo, sia io che il consigliere Bono siamo intervenuti in merito a quelli che erano stati gli appunti dell'organo di revisione rispetto al bilancio. L'ho capito, dottor Fisco, però lo, le ho anche spiegato che venivamo da una mattinata alquanto pesante. Ci saranno altre occasioni ovviamente per fare le nostre voi, riflessioni. Voi avete messo alla prova la Per quanto riguarda sì, ora arrivo al punto, non per è, quanto riguarda non La considero una sfida questa dei 15 No, non è una punti, sfida, eh, io credo che sia un'assoluta necessità. E allora, per quanto riguarda eh, l'emergenza che si vive in città che non è un'emergenza che nasce due anni e mezzo fa, è chiaro. Però io voglio capire una cosa, questa amministrazione si è presentata a proposito dello slogan noto anche in maniera un po' negativa dei mai più cinque anni così, come l'amministrazione capace di saper dare delle risposte a questa città, oh, capace idea, idea, più di più cambiare... Di cambiare le cose, restiamo queste cercate, risposte restiamo. non sono mai arrivate. Quindi, quando un consigliere, come diceva la Sant'Angelo, cerca di, sollecitare, cerca di ehm, sollecitare gli assessori di riferimento su alcune criticità eh, che si eh, evincono in città. E queste sollecitazioni non trovano risposte, allora io mi chiedo cosa deve fare un consigliere di opposizione? Dovrebbe stare semplicemente in silenzio, questa non è politica. Aspetta, Toni, adesso ti darò il microfono. Adesso, adesso, non, non, un, non, potete, non potete fare un l'amministrazione Ecco che Aspetta, arrivano Tony. anche i nostri. I nostri punti, adesso l'amministrazione non ha più l'alibi delle risorse finanziarie perché è stato approvato il bilancio per cui il comune accenderà un mutuo di ben 1.500.000 euro, quindi dovrà essere in grado, visto che ha le risorse finanziarie, di poter dare le risposte ai cittadini. E noi non abbiamo voluto lanciare una sfida, semplicemente ci siamo fatti portavoce dei cittadini, perché i cittadini, dottor Fisco, chiedono questo, chiedono la risoluzione di problemi piccoli, medi e grandi come possono essere il problema correlato all'abbandono dei giovani della, della nostra terra. Per quanto riguarda invece quello che è, ha sottolineato eh, il dottor Soldano, è vero, quello studio, il Movimento 5 Stelle lo presentò. Nel luglio del 2017, adesso lo abbiamo depositato sotto forma di mozione nel luglio del 2019, quindi a distanza di due anni. Quindi è vero che non il movimento 5.0 diciamo. non ci arrendiamo, <ride> ma infatti a me fa rabbia, scusate veramente mi inalbero, quando mi sento dire che la politica di opposizione è una politica strumentale ed una politica di critica preconcetta, perché non è così, perché all'interno del Consiglio Comunale le nostre osservazioni partono solo e soltanto da un attento studio e analisi delle singole delibere, che credetemi sono studiate pagina dopo pagina. allora grazie do, eh, professor. Sessa il microfono a monte, però voglio 30 secondi ciascuno dai miei interlocutori sulle anche perché Tony che ha interloquito molto con, con gli ospiti, vorrei che poi facesse un po' il punto, prego. No, ma sentendo tutti eh, i consiglieri comunali, io ribadisco quello che, che ho detto prima, cioè. Io ho sentito in consiglio comunale un sacco di consiglieri che dicevano io questo non te lo voto perché le carte non le ho viste, tu non mi, non mi hai coinvolto in questa cosa, tu non dialoghi con me, tu è assessore chissà dove sono, eccetera, eccetera. E nel momento in cui poi il sindaco, che con modalità che possono essere giuste o sbagliate e cose varie, dice vabbè, allora apriamo questo dialogo, vediamoci, tutti rispondono no. Io ho impegni, io ho da fare, io qua e là. Quindi tutto questo discorso iniziale finisce. Aspetta, Filippo, finisce. Ah, è ma è, sta, è stato da, io ho oh, enviato senza microfono senza microfono, non ti sento. Senza microfono non ti sei contesta questa, questa Qua, cosa eh, sono, stati, sono stati detti che avevano impegno e che non potevano essere. So, noi abbiamo rispetto per tutti. Senza abbiamo rispetto sei, per tutti. Mm -hmm. Buono? Eh. Non siamo in consiglio comunale, non si sta ah, denigrando il ruolo del consigliere comunale, Vabbè, quindi dai, okay. quindi, di, eh, quindi dicevo vedremo no, è. Cosa, cosa è stato detto allora, perché l'inconscio di ministro, quindi eh. che ci deve essere allora Filippo Massimo mi deve dare. Almeno 30 secondi. 30 secondi ho cercato di intervenire temo ma che mi, siano di più in 30 secondi. Mi hai, te mi hai tolto il, eh. Eh, il microfono. E allora eh, non vorrei eh, che ci scambiassero per Grillini stasera eh, sia Soldano che me. però quando si parla di nuova fase o il tentativo di aperture, si dimentica che su 11 emendamenti presentati da Grillini 10 sono stati bocciati. Questo prima di quella famosa serata, ok? E mi pare che questo sia anche abbastanza significativo. Secondo, ritorniamo un po' a quella famosa sera. Vi ricordate voi, consigliere, consigliere comunale, che è arrivato a un certo punto, non mi ricordo chi è stato, qualcuno si è rivolto al segretario generale per dire scusi signor segretario. A che ora dobbiamo finire per poter dare seguito al dopo consiglio comunale? Quindi, rispetto a questo tempo breve, potete immaginare che i consiglieri comunali possano studiare tutte le carte. Tra l'altro, c'è stato anche un record quella sera, meraviglioso. Cioè, siccome ah, c'era l'accordo, sono passati tutti i documenti finanziari forse con un'ora di tempo senza dibattito e senza intervento, non c'è stata, anottata, va? Eh, non stata poi, per siamo, non c'è stata nottata poi strumenti ci siamo capiti. Io non me lo aspettavo queste che si fossero. No, no, siamo, ci siamo. Tra, ci siamo capiti. Poi consentitevi poi... di, 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 di svolgere tre punti perché sono sorte da questa cosa. La disoccupazione non è a sciacca, non voglio giustificare a tutti perché c'è un dramma del centro-sud, un dramma della Sicilia con statistiche terrificanti. Va bene? Che abbiamo perso la centralità del territorio. Questo è pure vero e questa è colpa nostra. Quando parlate di litigiosità, ok? La litigiosità. È un esempio che viene da quell'aula consiliare. Io l'ho scritto 50.000 volte perché a furia di gettare fango da una parte e dall'altra vi siete sporcati gli abiti voi stessi, creando anche questa sorta di cultura stupida da parte del cittadino che è sempre incazzato. Ma è quello l'esempio, viene, ma non da ora. Ma già da tempo, perché c'è questo cancro, va bene? Sono di odio, non di astio, di odio. dell'incazzatura del cittadino i consiglieri comunali. Ma c'è l'esasperazione per la crisi. Poi ci sono questi cattivi esempi per cui la politica si allontana sempre di più. Io sono convinto che ogni sforzo di poter fare terza, quarta, quinta, sesta fase è inutile, perché i tempi... Scusatemi, non ci sono più, siamo a due anni e mezzo di, eh, di consigliatura di mandato. In generale, svolto per fare un esempio statistico, sono stati cambiati 5-5, 10, 11, 12 assessori. Questo è il terzo carnevale che si fa con un terzo assessore al turismo diverso. Ok. Filippo, non ci credi, non, non ci, ci credo. credo ti spiego pure una cosa. No, ti di. Sono sostenitore. Non, io, non no, 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 e concludo, sono sostenitore io di un azzeramento, nel senso che andiamo a, 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 a rivotare. Dopodiché, quali sono i punti in comune? Che, che ha la politica, la classe politica, rispetto a una visione di sciacca fra 10 e 20 anni, con te 4, 5, 6 punti dalle spiagge, dalle tutte che siano la continuità delle amministrazioni di, nuovo di a votare, qualsiasi colore, ma se allora su questo dobbiamo. Se andiamo contare. di nuovo a votare, tra due anni e mezzo saremo di nuovo a raccontare la stessa storia. Toni, non c'è dubbio. Va bene, va bene, va bene, va bene, no, 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 per favore, però, eh, altrimenti. Altrimenti non ce la faccio a uh, fare la trasmissione, vi prego. Quando non eh io... avete il microfono, è inutile che parlate perché creiamo soltanto confusione. Toni, io vorrei solo dire che naturalmente, ma questo mi pare di averlo fatto capire anche nel mio primo intervento, non ce l'ho con nessuno dei consiglieri, non ce l'ho con nessuno degli amministratori. Anzi, io dico che eh, una visione più unitaria eh, da parte di tutte le componenti politiche. Credo che contribui, contribuirebbe a ridare dignità più dignità, maggiore dignità alla politica e agli interpreti locali della politica, perché si sgomberebbe il campo di, 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 di finte lotte dei classici classi giochetti della politica e così. No. E quindi eh, il discorso che io faccio è diverso, si parla qui di azzeramento, non azzeramento, di necessità. Eh, di, io dico gli assessori che si sono alternati hanno svolto il loro compito nei limiti che le risorse a loro disposizione eh, impongono loro quotidianamente, cambiando assessori a meno che non si riesca a fare quel Dream Team a cui penso da tempo, cioè mette, individuare le migliori risorse, risorse della città e tenerle lì a disposizione di tutta la comunità a risolvere le emergenze senza però continui ricatti politici, senza continue pressioni di parte e allora sì, se maggioranza e opposizione fossero d'accordo io credo che anche il sindaco potrebbe accogliere questa istanza e davvero azzerare la giunta, però ci sono troppe scorie ma non è andando a nuove elezioni che risolveremo il problema. Troveremo un altro Poi sindaco domanda, che avrà lo stesso problema una domanda fra due, due anni. E mezzo. Per Monte. Una domanda provocatoria per Monte. Calogero. Beh, all'inizio della trasmissione abbiamo no, fatto. Mi è piaciuto Monte che ha dato il microfono, perché lui, uomo di teatro, sa come fare in questi problemi a risolverli. Eh sì. All'inizio abbiamo fatto un appello anche con i, con i colleghi al fronte comune, ma sembra che la Mi strada è che molto È molto lontana la strada, c'è acredine e scorie in abbondanza. Non bisogna lavorarci, io non credo. Ma, eh, ci devono lavorare loro. <ride> loro ci devono lavorare. Quindi sei dif diffidente pure Sono pure. diffidente, ma ovviamente ho una visione romantica, chiamiamola romantica. Mi piacerebbe che si mettessero d'accordo su 4-5 punti importanti che riguardano i problemi della nostra città: rifiuti, acqua, terme, strade rotte, pulizia. Penso che non, non, non è una cosa, io parlo dal di fuori, non ho mai fatto consigliere, ma non penso che è una cosa complicata. Poi quando si parla di azzeramento, no, ovviamente dov dovrebbero essere d'accordo entrambe le parti, quindi sia la maggioranza sia l'opposizione. Ma qualche mese fa è stata votata una legge regionale, mi sembra che parla di ampliare gli assessori da 5 a 7, ci sono due posti liberi. Se qualcuno dell'opposizione vuole contribuire, perché, so perché, no? Perché, perché no? Non capisco, mettetevi d'accordo. Poi poco fa, ho, prego, ho finito. poco fa, mi sembra il collega Soldano ha detto, chiamiamola, chiamiamola accusa tra virgolette, che ci sono assessori che non sanno dialogare con l'opposizione o non vogliono non o non riescono. Non lo considerano un fatto prioritario, diciamo così. Eh, eh, qua in questa sede abbiamo gli assessori Leonte ah, e eh, Caracappa quindi vediamo se questa vediamo se... accusa è veritiera o no. Grazie a Calogero Parlapiano. Salvatore Monte, che è stato il consigliere comunale che in aula ha rappresentato lo schieramento di centrodestra in particolare e, e che quindi ha interloquito ottenendo anche delle risposte che, 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 che pretendeva. Il microfono ce l'ha, sì. La domanda è sull'azzeramento. Azzeramento: se, se ha detto questa parola il sindaco, non l'ha detta, non, non lo, lo sa. Ha, ha parlato comunque di rimodulazione complessiva che per voi equivale a quello. Ma la domanda che faccio è: ma a voi che cosa ve ne viene se il sindaco fa l'azzeramento oppure no? Questo è quello che io ancora non sono riuscito a capire. Democraticamente, quando si parla a un nome del gruppo, si concilia col gruppo. Io stasera, forse andando controcorrente, parlo solo, mm. parlo a nome personale e dico semplicemente che, innanzitutto, leviamoci la maschera. Io non posso, da consigliere comunale, difendere gli assessori che sono stati azzerati, perché nel momento in cui ci fu il primo azzeramento, politicamente, per l'opposizione è una vittoria, quindi venire a fare l'avvocato difensore di chi c'era prima, materialmente non sono il tipo che lo può fare. Però è chiaro che quando si è gruppo, si è gruppo in tutto. L'ha detto, non l'ha detto, lo fa, non lo fa. Io non sono nessuno per poter dire a un sindaco a zera non a zera, metti questo, metti quello. Sei sindaco e hai il compito di portare avanti la città. Ma l'azzeramento in cosa consiste per voi? In una svolta simbolica? Ma l'azzeramento può significare tanto. Di Io fallimento. dico con tutta onestà, qui ci sono i miei colleghi presenti che questa analisi della parola non l'abbiamo mai fatta, perché per esempio Carmela questo sta parlando di grandi tecnici, mm. può essere per esempio un'idea, poi chiaramente ognuno può pensarla anche in maniera differente, però una cosa va detta. Quella sera la parola ricatto è credo la parola più vera che ci può stare sulla giustificazione del nostro comportamento perché lo dico a tutti i presenti: se quella sera non si fosse presentato in aula il problema degli LSU, il bilancio sarebbe stato bocciato. E vi dico anche un'altra cosa: e lì mi rifaccio a quello che ha detto eh, Curzio e Tony, che la problematica LSU è stata affrontata dall'amministrazione nei confronti dell'opposizione in maniera del tutto nebulosa. È stata l'opposizione che ha dovuto convocare il dirigente in sala viola per avere delucidazioni. Questo va detto perché e abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto. Quindi è chiaro che qualche problemino di dialogo c'è, qualcuno mi potrà dire, il sindaco è inesperiente sotto questo punto di vista e quindi di conseguenza non conosce i modi. Andando avanti sul secondo argomento che è oggetto della serata, che è quello dell'incontro. Io di politica, lo posso anche dire, non ne capisco molto perché preferisco e, e mi dedico più alle cose che mi sono state dette di fare come incarico e per quello che più mi, mi, mi aggrada sotto questo punto di vista. Però una cosa va detta, in questo Paese il tempo della politica locale sta arrivando al termine, stiamo arrivando alla fine totale perché i consiglieri comunali sono tutti, almeno da quello che vedo io, perché non posso giudicare nessuno, tutti allo sbando. Cioè rispetto a due o tre consigliature fa, la politica, quella che sta un gradino sopra gli eletti negli scranni del Consiglio Comunale, è assente. Non c'è. E quindi l'astio che l'amministrazione precedente aveva versato nella loro opposizione oggi si riversa al contrario e quindi diventa una tenelovela senza fine questo va detto E come il, se ne esce il modus operandi del sindaco dov'è errato? perché attenzione, va detto, qui siamo tutti quanti esseri umani il fatto che lei in consiglio comunale qualcuno usa il termine ha calato la testa, ha capitolato comunque ha detto, è arrivato il momento di sedersi al tavolo non si può tradurre però con una richiesta di incontro che ha avuto quelle modalità perché ogni consigliere comunale rappresenta una lista una coalizione, un eh, diciamo, eh, riferimento chiaro che deve essere comunque coinvolto. Tutto questo non ha, fun non ha oggettivamente funzionato. Io eh, ammetto senza problemi, l'ho fatto anche in altre occasioni qui da te, che da due anni e mezzo che quel consiglio comunale è come il palco di Piazza Angelo Scandaliato, dove tutti noi, non appena abbiamo l'opportunità del microfono, ci sfoghiamo vomitando addosso agli altri, chiunque esso sia tutto Che di politico a poco, ma forse ha molto di personale. Anche senza televisioni. Anche senza televisione. Va detto però ad oggi che è mancata la figura che, anche nelle cose più stupide degli atti che sono arrivati in Consiglio Comunale, ha coinvolto le opposizioni, le quali sono state completamente messe all'angolo. Così come ti devo dire, probabilmente, non ho problemi a dirlo, anche qualche componente della maggioranza che non è coinvolto nelle attività che si fanno. Qual è la soluzione? La soluzione oggi è molto complicata perché siamo a due anni e mezzo e discutere di. Parlo sempre a livello personale di ampliamenti, di roba varia, è scientificamente impossibile. Però è chiaro che se in consiglio comunale o un sindaco mi chiama per un progetto che serve per la città, per la sua crescita futura, che farà bene ai figli dei figli dei nostri figli, io sarò il primo che sarà là a votarli. Vediamo Però è, è chiaro e concludo che quando si fanno i progetti politici, le liste le coalizioni, i programmi forse bisognerebbe fermarsi un pizzico e ragionare su quello che viene dopo perché la campagna elettorale, eh, lo slogan è molto semplice, le immagini Tutto dei festeggiamenti dopo, dei sindaci eletti mi rimangono sempre in mente a me, mentre, servono a poco. mentre le vedo dal eh, vivo, Massimo dico, perdonami eh, abbracciatevi, baciatevi per, perché tra qualche mese comincerete già a non perdonami più. perdonami e ti bene. cedo il microfono ormai sono abituato, dietro di me state... ci sono due signore mm -hmm. che sono attive nella Vita sociale della nostra città, Ma io. consigliere, e poi. No, 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 io se fossi amministrazione sarei terrorizzato perché il nascere continuo di comitati civici è il fallimento della politica, da destra a sinistra, passando. Cioè, questi signori diciamo non ne possono più della... Della... della politica. Diciamo che è un completamento della politica. Valeria Gulotta, prego. Un attimo, un attimo. Non voglio pensare che un'associazione che nasce sia il significato del fallimento della politica. Non, non mi piace pensarla così, sinceramente. Voglio immaginare che sia una, una, un suggello, diciamo così, della politica e non un antipolitico. Perché altrimenti diventa antipolitica. A me non risulta che la signora Piazza sia antipolitica. Allora, Marina Gulotta, prego. Buonasera a tutti. Io vorrei partire con. Il grido di allarme del dottor Fisco che ho molto apprezzato sia nel contenuto che nelle modalità per la sensibilità che ha espresso. Secondo me ha pienamente centrato il problema. Siamo in piena emergenza, dovuta sicuramente non all'amministrazione Valenti, ma a un susseguirsi di amministrazioni, di problematiche, di crisi economiche eh, che, che ha investito il nostro territorio. Ritengo che quando si è in emergenza bisogna abbassare la testa e fare gruppo può darsi che l'invito del sindaco sia arrivato tardi sia arrivato con modalità non gradite dai nostri colleghi di ma è arrivato e nella situazione in cui ci troviamo dovremmo far gruppo dovremmo cercare di sederci tutti insieme centrare due o tre obiettivi e portarli avanti senza guardare il colore politico e senza guardare chi è di maggioranza ed opposizione o di parità, come dice il dottore cardinale, dato che ormai siamo sempre 12 e 12. Quindi questo secondo me è il punto di vista. Io la domanda che vorrei rivolgere è, è mh, ai miei colleghi d'opposizione, vorrei capire le motivazioni per le, per le quali loro non si sono presentati all'incontro con il sindaco, perché secondo me è un punto di partenza questo. Perché se io non partecipo a un invito, o non ho interesse nell'ascoltare quello che, che si vuol dire, oppure non ho interesse proprio ad avere rapporti con questa persona. Quindi, se noi dobbiamo andare avanti per il bene della città, credo che sia arrivato il momento di fare fronte comune, ma concretamente, come quella bellissima pagina. Che si è verificata in Consiglio Comunale l'altra sera. Qualcuno parla di ricatto. Io penso che quella sera ci siano state in aula uomini e donne coscienziosi che abbiano pensato al bene di 73 famiglie, che si siano messi una mano sulla coscienza e siano andati avanti. Io speravo, sinceramente, con, forse con ingenuità, che poteva essere un buon punto di partenza. Cioè, L'ho detto a me stessa: magari da domani si aprirà questa nuova fase. Ora se siamo attenti alle singole parole che sono state dette quel giorno, credo che entriamo in un circuito maledetto perché dopo 12 non ore di consiglio più. comunale credo che neanche ce lo ricordiamo più tante di quelle cose che abbiamo detto. Se si è parlato di azzeramento, di rimodulazione, qualcuno ha detto che con la nuova legge ci sono due, la possibilità di aggiungere due nuovi assessori. Questo potrebbe essere un buon input. Non sono in parte d'accordo con il consigliere Sabella su questa cosa, perché è vero che i consiglieri e le amministrazioni sono eletti dai cittadini. Ma questa, questa città ha necessità di tecnici, di persone valide, quindi che facciano parte o meno del mondo politico, a me poco interessa. A me poco interessa che si avvii l'economia, che si trovino soluzioni, che che arrivino persone anche, che portino anche avanti un, i progetti anche i tecnici, potrebbero anche dare i tecnici dare una mano diciamo, purché i diri, ci diano la, una la mano ad andare, ad andare avanti perché il, la frase del dottor Fisco mi ha colpito molto l'eco di, di questo allarme che anch'io sento purtroppo e lo sento da donna che ha studiato fuori che ha lavorato fuori per tanti anni e sinceramente oggi da mamma spero che mia figlia non faccia le stesse scelte che ho fatto io vediamo il microfono a Lorenzo il, il, il microfono uh, gira, ti, gira, Allora, eh, Calogero Bono, perché avevo, avevo, avevo preparato l'intervista con Fabio Termine, ma sono, ho cambiato registro, perché la sollecitazione di Valeria Gulotta la considero interessante rivolta non direttamente a lei, però io... No, 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 no io, io ritengo che sia doveroso... Che lei risponda perché poco fa diceva che le modalità non hanno funzionato, anche di, del tentativo di Francesca Valenti di interloquire, di convocarvi eh, nell'ambito nell della discussione. Partendo da questo, poi naturalmente lei può sviluppare il suo pensiero. Prego. Sì, rispondo subito alla sollecitazione di, della collega Gulotta, però era anche credo, una sollecitazione che veniva anche da altri. Eh, noi siamo stati invitati una prima volta dal Sindaco, oh, ci ha convocato di domenica e l'abbiamo incontrata Le il lunedì pomeriggio ci siamo andati tra l'altro come centrodestra ci siamo andati uniti e abbiamo riscontrato da parte del sindaco un approccio nuovo che era quello di un'apertura che abbiamo apprezzato anche l'abbiamo detto anche pubblicamente poi c'è stata la seduta del consiglio comunale quella seduta uh, con una prima interruzione alle mezza, dove abbiamo incontrato il sindaco nell'aula nel, uh, dell dell'opposizione dove Molti di voi non sanno, voglio dire, quello che è avvenuto, però credo sia anche giusto dire quello che è avvenuto. Perché abbiamo detto al sindaco: noi probabilmente andiamo verso l'agevolazione all'approvazione degli strumenti finanziari per consentire la stabilizzazione, perché era questa la nostra dire, volontà primaria. come quello ritengo la volontà di tutti i consiglieri comunali, però qui c'è qualcosa che non va nell'amministrazione perché oggi ci sono uh, gli LSU, domani ce ne sarà qualche altra, lei così non può andare avanti e abbiamo chiesto al sindaco di pensare a un nuovo azzeramento e vorrei anche dire perché a un nuovo azzeramento, perché si era presentata con, eh, agli elettori con una sua squadra assessoriale che è cambiata dopo un anno a mio modo di vedere anche in maniera improvvida perché è una squadra che, che la presenti, se la presenti al corpo elettorale devi tentare di portarla fino alla fine ha cambiato la squadra assessoriale per volontà di altri per bramosie politiche perché bisogna dirlo per quello che è successo e noi abbiamo detto al sindaco in quell'occasione azzeri la sua giunta azzeri la sua giunta e faccia una giunta di perché? alto... Perché? Di alto profilo, simbolo, come fatto no, di alto profilo, perché lei non può governare prigioniera dal, dal, della gente che sta dietro di lei e sappiamo bene a chi mi riferisco, mi riferisco all'onorevole Catanzaro e al senatore Cusumano che governano questa amministrazione insieme al sindaco Valenti. E allora faccia un'aggiunta di alto profilo e si presenti a noi con un'aggiunta di alto profilo, perché oggi c'è il problema di approvare gli strumenti finanziari, ma è da 15 giorni che si parla di allargamento degli altri due che già sappiamo a chi debbono andare, una nuova spartizione politica. Lei viene qui a parlare, a chiederci di votare gli strumenti finanziari quando state parlando di nuove spartizioni politiche. E allora azzeri la sua giunta, non faccia nessun allargamento e azzeri la sua giunta. Il sindaco ci ha risposto dicendo vado a parlare con la mia maggioranza e ritorno perché io voglio raccontarla tutta quello che è successo lì. Per rispondere poi al consigliere Gulotta. Lei ritorna il Sindaco e dice: Io potrei anche azzerare la Giunta. Lo dice testualmente alla presenza dell'assessore Brunetto. Potrei anche pensare di azzerare la giunta, ma non la posso azzerare questa sera. Non mi potete chiedere questo. Allora, signor Sindaco, lei cosa dice in Consiglio Comunale? Ma io in Consiglio Comunale non posso parlare di azzeramento. però mi spingerò anche oltre, cederò anche qualcosa del genere. E il Sindaco dice rimodulazione complessiva. Ma nella nostra stanza ha parlato, ha detto testualmente: Potrei pensare di azzerare la giunta. Testuali parole. La, mo la modalità che non ha funzionato? Quella? Testuali, qual è? Parole. Nella, nella vostra testuali della... parole. Dopodiché c'è l'approvazione degli strumenti finanziari e ci invita. Noi non ci andiamo più da sola con il sindaco perché quando sta a parlare da noi, con noi in una stanza ci dice mm. una cosa Ho dopo adesso. ne dice un'altra, abbiamo chiesto con un nostro comunicato che il sindaco venga in consiglio comunale non ci saranno purtroppo le televisioni però vengono registrate le cose che si dicono in consiglio comunale quindi venga a dire in consiglio comunale in un dibattito politico e l'abbiamo detto nel nostro comunicato abbiamo detto questo, venga a dire in consiglio comunale come intende superare questa fase questo stiamo dicendo, abbiamo detto noi però vorrei dire una cosa con Fisco buono. no, 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 positiva no, 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 velo no, no. velocemente perché, ho detto non positivo o negativo perché il tuo grido d'allarme che arriva a novembre 2019 io l'ho dato e l'ho fatto a febbraio del 2017 e, Massimo, molti, <ride> una, una missione, <ride> molti di voi però se, ci siete pronto. tutte le testate giornalistiche il centrodestra a febbraio del 2017 propone al centro sinistra una grande coalizione per le elezioni di giugno 2017 e lo propone ufficialmente e io le sempre questa e, e lo propone ufficialmente perché noi facciamo una richiesta no, specifica sento, e, diciamo, lo sento, lo sento. e diciamo sostanzialmente questo guardate che chi vince le elezioni non vincerà un bel niente non c'è dubbio non vincerà non un bel niente alcun dubbio. e se non io non alcun sì, sì. Dubbio. la risposta ufficiale e eh, mi dispiace, non c'è trippa per gatti, non vogliamo stare con voi. Risposta ufficiale, riservata, ma ufficiale. Questa è la risposta delle aspetti... Ma perché, ma perché aspetti... era normale che si sarebbe consegnata la città al Movimento 5 Stelle? Non è vero, questo lo dite Come voi, non. perché il, centrosinistra, il centro-destra arriva <ride> al 33%, e il centro-sinistra... La, la devo fermare 25. qui? No, no altrimenti... un'ultima cosa sulla litigiosità di, eh. Queste, eh, di queste settimane. Noi non ci stiamo alla litigiosità, però se... Dopo tre mesi dalle elezioni, al candidato sconfitto del, uh, del centrodestra gli si dice pubblicamente: Sei un incompetente, perché questo ha detto Francesca Valenti, del sottoscritto, in un'intervista. Se ha una settimana prima che si debbano votare le variazioni di bilancio. Per il ripianamento del disavanzo dell'anno precedente, il sindaco Valenti dice al consigliere Bono e al consigliere Milioti attraverso un post. Però io le supero queste cose, mi perdoni, e ah. le dobbiamo no, superare. Però. Le supero, dice siete conniventi <ride> con i co Girgenti Acque. O le io mi consenta, o le no, con, eh, dottore Fisco, mi consente oh, no, che io, e, bordo, io bordo. E, e qua ci sono diversi consiglieri comunali. Di questa vicenda, voglio dire, della votazione in bilancio, io sono stato fra i protagonisti per la votazione. Bono si è, fatto, tolto, si è tolto No, no, oggi. Io sono pronto. <ride> ho detto guardi, in Consiglio Comunale in molte occasioni, ho detto al sindaco una volta: lei fa la battaglia Girgenti Acque, si mette in prima fila che io sono accanto a lei. Grazie. Facciamo la guerra per le terme. Si mette in prima fila che io sono accanto a lei, io sono pronto ad andarci. E prima poi parte, sulle terme, perché il sindaco, arriva prima, arriva secondo, il sindaco Francesca e... Valenti, anche il mio sindaco, il sindaco della mia città, dove vorrei che i miei figli continuassero a vivere. Allora, eh, Lorenzo Maglienti, un attimo un attimo. Fammi finire il giro. Prego, Lorenzo Maria. Sì, come abbiamo ben potuto sentire, i gridi allarme che diceva il dottore Fisco sono stati sentiti da tutti, almeno in questa sala, ha pensato da dottor Sciacca. Credo che è un fatto inconfutabile che le difficoltà. la trasmissione di Tony Fisco sì, non è ha toccato, un tema, <ride> ha toccato un tema che... Eh, riguarda tutto il centro-sud, quindi non è che solo Sciacca, ovviamente su Sciacca noi ci aspettiamo per le nostre risorse, per le nostre eh, capacità, per il, per il nostro territorio che riuscissimo ad avere un'unità, per credo di capire che lei intendeva questo, riuscissimo ad avere un'unità uh, di intenti per cercare di eh, beneficiare, per fronteggio. Per perfetto, perfetto. Esatto, però questo tipo di ragionamento non si può fare in corso d'opera, questo tipo di ragionamento va fatto, almeno politicamente, va fatto in campagna elettorale. Non si può fare campagna elettorale cercando di eh, ottenere consensi criticando l'altro per poi dire no, siamo tutti insieme. Eh, viene, viene difficoltoso. No, però, però no, qualcosa, no, qualcosa bisogna... cambia in corso d'opera, forse, forse si verificano nuove... Le elezioni poi alla fine determinano un vincente o un perdente ed è giusto che ci sia un'opposizione in Consiglio Comunale e una maggioranza con, una, con un governo che governi. E' l'opposizione che faccio l'opposizione. Quindi per eh, cercare di avere una eh, affidabilità, un, un look. Un, numero, un sostegno adeguato in consiglio comunale tale da poter eh, portare avanti un programma elettorale per cinque anni bisogna pensarci in campagna elettorale allora, che ma niente io... sta dicendo che le campagne elettorali devono essere più chiare in, questo, in queste, negli ultimi anni non lo sono state. tant'è che io mi allaccio a quanto ha detto il consigliere Bono in campagna elettorale anche io ebbe a dire guardi se lei si vuole candidare anche a Sindaco Valenti se lei si vuole candidare e lei ha questo senso civico e di dovere nei confronti della città, lo, fa, lo, faccia, lo faccia dichiarando la sua candidatura e la mette a disposizione di tutte le forze politiche che sono in città, perché anche io lo prevedevo che ai due anni c'era questo problema. Molto probabilmente io, col mio gruppo, con la, con la mia lista che abbiamo fatto, come vedete, metterla anche ad appoggiarla. No, no, noi siamo al centro-sinistra, io sono candidato al centro-sinistra e, mio, e le liste sono quelle del centro-sinistra che mi... Sosterranno bene, Pensando ok. Un un oggi, per, per, per il che si nel ma il pericolo bene: se vinceva 5 Stelle, vinceva 5 Stelle sole no, e governavano per 5 anni e governavano per 5 anni e governavano. Non era questo l'obiettivo, l'obiettivo è di avere un governo stabile e affidabile per 5 anni. Se vincevano 5 Stelle bene, per 5 anni però, 5 Stelle governavano, dopo 5 enti, anni si sottoponevano al consenso delle, degli lienti, elettori. Non si può stare così a fare politica, ecco quel sistema che dice lei di fare politica. Poi alla fine non ci porta a discutere cose bene, però, no? No, è il problema mentalità perché la fa, poi la legge. Ma la legge lienti, lei l'analisi le le la fa con la testa rivolta al, al passato, no? no io la faccio, lo faccio, è, è, lo faccio no, ora, parlando di questo. Il problema è ci a questo punto e non dobbiamo spiegarlo perché ci troviamo a questo punto si può andare a cambiare il registro oppure siccome le cose sono andate così oggi, allora ce lo possiamo dimenticare? questa è la domanda oggi, oggi ritornando a, parlando di bilancio parlando, fermo restando che io sono convinto che questi temi vanno, vanno eh, come dire, sostenuti e praticati in campagna elettorale non vanno praticati in corso d'opera perché viene un po' più complicato Ma vabbè, questo oggi. è chiaro ormai la sua viene un po' più complicato chiara. oggi fare discussioni perché oggi dovremmo dire, allora, per fare questa discussione che dice lei, e che, che io condivido, attenzione, dobbiamo dire che c'è, ed è stato pure accertato dalle parole del sindaco, che c'è un fallimento totale del progetto politico a centro-sinistra. Azzeriamo tutto, perché questa è la realtà dei fatti. Azzeriamo tutto, vogliamo discutere di qua, la prossima due anni e mezzo, tutto il Consiglio Comunale, se, come dobbiamo eh, andare avanti in questi due anni e mezzo, perché non si può cioè, o, cioè, eh, chiedere il sostegno dell'intero Consiglio Comunale con una squadra di centro-sinistra che governa. No, ragazzi. Diciamoci la verità, che poi alla fine, che significa? Tu governi e sostegno lo diavolo da 5 Stelle, o da eh, centrodestra, o da eh, forse che Infatti si sono opposte in campagna elettorale. Di fatto, è, è stato dato. Mi perdoni, no, è stato è dato, stato dato no? per gli LSU. No, è la questione, è, signori, è, la questione, LSU, una questione è stata questione delicata. Dottore D'Antonio, la questione dell'SU è stata molto delicata noi non abbiamo trattato in consiglio comunale gli strumenti finanziari dell'amministrazione o del, del comune, noi in quella seduta abbiamo trattato solo e semplicemente la questione, la vita e la, il lavoro cioè, e la dignità di 73 padri di io famiglia questo, su questo ho critiche questione attimo, che è stata trippo, questione, fammi, questione, no non ce la faccio no, non mi perdoni, mi lasci concludere. Conclu questione che è stata questo, no, no no mi, no, no, mi, mi la, lasci finire parliamo della pagina più bella nella storia dott. politica, scusate, quando tutti sapete, e io sono, perché bisognava salvare 73, se era uno solo, poverino, sarebbe morto. Però c'era un clima, e voi lo sapete meglio di me, che era pressante e che accompagnava i consiglieri dall'aula consigliare fino all'ultimo piano, cioè con una pressione che avevate addosso. Quindi inutile parlare di bella pagina. Se chiuso un capitolo triste che è durato 30 anni con la sistemazione 73 precari va benissimo, ma attorno o dietro o in profondità a questa cosa non costruiamo castelli di liaci che non ci sono. Allora, mi perdoni, no, di... no, mi deve veloce, fare rispondere il dottor veloce, Cardinale, sì, eh, veloce, mi perdoni, il dottor Cardinale dice che molto probabilmente il nostro comportamento è stato spinto dalla presenza dei 73 LSU, quindi noi, pressio, la, la pressione di queste 73 LSU hanno ha sì. spinto a accomodarci in maniera. Guardi, non è, non è completamente questa ovviamente quei signori, quei padri di famiglia, mamme di famiglia che erano là, legittimamente stavano cercando di tutelare il proprio posto di lavoro. Quindi, da lì, e eh, l'ho detto pure al Consiglio Comunale, che il mio comportamento, e questa è la mia sensibilità personale: il mio comportamento non era per paura o per ricatto di questa LSU. Assolutamente no. Tant'è che l'ho detto: ti ho detto che voi non avete vinto un concorso e che comunque dovete fare di più di quello che avete fatto finora per il conto del Comune, però non me la sento dopo. Che la politica le ha fatti lavorare e messi lì per 25 anni. Dopo 25 anni ti dico vattene a casa, perché questo diventano un allarme sociale per l'intera città. Era impossibile ma, farlo. Non dice una Ora, se questa, che se questa questione. <ride> no, la, dice che io la pressione è stata data per la presenza loro, e quindi no, io anche se non, lo non è che pressione è intimidatoria. pressione intimidatoria. Ah, esatto, senso esatto. No. vabbè, non è, eh. è un'intimidazione. Ah, no, devi chiudere Lorenzo, devo dare la parola: questione che, una cosa che, questione che deve essere che è stata legata legata al bilancio non ci ha permesso come dice non il dottor fisico non è una pressione di intimidazione di... Ci è una pressione l abbiamo, l abbiamo di senso carita. di responsabilità ecco, questo di nessuno chiarito sì, okay, okay. io sì. pensavo che era una pressione di, no, di no no no, no era, da... no, era stato chiaro voglio far parlare Fabio Termine perché la posizione di Mizzica ha cercato un po' di distinguersi da quella sia dell'opposizione sia del tentativo di Francesca Valenti di aprire e il, il, la diffidenza mi pare di capire rispetto a questo tentativo della Valenti e, da parte vostra eh, ci sia sia dal, sia dal primo minuto al di là di modalità di convocazione di di riunioni e incontri, no? Dico bene da questo punto di vista. Ma eh, guardi, io ho la fortuna di poter parlare dopo che sono intervenuti un po' tutti, quindi posso anche fare tesoro di quello che si è già detto. Secondo me questa città pecca di inflazione di determinate espressioni. Eh, alcune delle quali sono per esempio bene della città, senso di responsabilità, ma anche Luna e Perollo. Queste sono delle cose che soprattutto in politica vengono sempre dette che secondo me sono anche inflazionate ormai e non hanno tutto questo valore che si vuole eh, far pensare che abbiano. Cosa voglio dire? Voglio dire che quella sera io ho fatto semplicemente quello che ho sentito di fare eh, perché mi ricordo che durante la mattina il consigliere Di Paolo aveva detto oggi il consiglio comunale si riappropria delle sue funzioni perché stiamo dando risposte alla città e io invece tutto mi sentivo tranne che tranquillo quella mattina, quindi Pensavo, ma com'è che ci siamo riappropriati delle nostre funzioni quando io oggi mi sento nervosissimo e con la pistola puntata alla tempia? Quindi secondo me quella mattina e quel pomeriggio noi non ci siamo riappropriati di niente. Anzi, secondo me per riappropriarci delle nostre funzioni e quindi della funzione del Consiglio Comunale, delle prerogative del Consiglio Comunale, allora dobbiamo riportare il valore della libertà in questo Consiglio Comunale, che quella sera non c'è stato perché... Fa bene Tony a fare una riflessione che è quella di dire ma perché non avete valutato gli atti, chi è che è rimasto? Ma come si fa a valutare degli atti quando il sindaco come esordio della mattina dice io oggi non sono in grado di fare un discorso politico perché parlo col cuore? Cioè quel, quel, quella giornata la politica non c'era, quella, quella giornata la politica è morta, non, non è esistita la politica in quella giornata, in quella giornata la politica non c'era. Ora... Il punto di riflessione che faccio io è sempre quello che eh, era il punto di partenza rispetto a quel mese che ci ha portati al bilancio. Semplicemente quando si fanno delle elezioni libere eh, c'è una maggioranza e un'opposizione poi. E consentitemi una battuta: se il centro-sinistra ha perso la maggioranza dopo un anno, figuriamoci con un accordo col centro-destra quando la doveva perdere. Cioè, quindi smettiamola anche di pensare al fatto che per il bene della città, sull'altare del bene della città, possiamo fare le migliori ammucchiate perché è giusto così, perché io vi dico che non è giusto, non è giusto, perché oggi la città ha bisogno invece di altro, ha bisogno di prospettive diverse che però abbiano la capacità di incontrarsi. E questo lo dice uno che qua ci sono tutti gli organi di stampa, quasi tutti gli organi di stampa, ditemi quante interrogazioni comunali sulle buche vi ricordate di Mizica. Non ce ne sono. Perché? Perché oggi se si vuole mettere in difficoltà l'amministrazione di turno su qualcosa si trova subito il motivo per metterla in difficoltà, anche il miglior sindaco. Quindi chi ha ambizione di essere utile a questa città, sia in ruoli di governo che in ruoli di opposizione, ha una, una prospettiva diversa. Quindi cos'è quello che ho fatto io fino ad ora insieme al movimento e che continuerò a fare? Perché quello che è successo col bilancio non farà venire meno il mio senso di vivere il Consiglio Comunale. Quello che succederà è che Mizia continuerà ad essere propositiva. Abbiamo Ma presentato. Ne soli, non andate da nessuna parte. Ma nessuno no, sta no. dicendo che noi vogliamo no, stare no. soli. Un consigliere, un consigliere come quello che avete conquistato voi è però... un di qualità. Consenta... Un di qualità non va da nessuna parte. Eh. Posso. Eh, prego. Quello che io voglio cercare di far capire è che quel bilancio. Purtroppo io l'ho detto fin da sempre sarebbe stato il bilancio dei precari, ed è stato così fino alla fine. Anzi, poi alla fine è diventato il bilancio della fase nuova, e questa fase poi non l'ho capita bene. Lei come non è ci crede in questa fase come nuova? Se, assolutamente no, perché, perché, le, non ci perché le fasi nuove non si costruiscono col ricatto. Mm. Le fasi nuove si costruiscono con naturalezza. Anche e lì sono d'accordo. In questo con... caso il ricatto era. Lo subiva anche la Valenti, se posso alla dirlo alla no? fine, certo, eh, no, l'ha subito okay. pure. Ma infatti, io per questo sono uscito dalla lato perché non lo basta che votate con... il bilancio, sono disponibile pure a Ma sedermi a tavolo con voi. io non sono d'accordo né con l'azzeramento né con l'andare anche a schiantarsi della Valenti piuttosto di arrivare a farsi approvare il bilancio e non mettere neanche in discussione il quello che è successo all'interno della lei maggioranza. Ma per le elezioni anticipate, no, io non sono per niente, mm. io sono per prendere atto delle situazioni perché ho, io fino a stamattina non mi ricordo in quale organo di stampa ho letto che il PD non fa una riunione del direttivo da due anni e che, che, che Nuccio Cusumano e Michele Catanzaro non si parlano probabilmente da sei mesi e, e, di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di una coalizione che non esiste e oggi io che ho avuto l'ingenuità perché lo voglio dire, io ho avuto l'ingenuità di fare una coalizione che poteva avere l'ambizione di governare, perché l'ho fatta stringata puntando al fatto che non ci dovesse essere poi la possibilità di e fare subito degli strappi che ti fanno perdere la maggioranza. Quindi io sono stato, secondo me, forse troppo ingenuo per questa politica. Perché a questo, questo punto lo devo dire, perché mi dispiace fare il guastafeste, ma non sono d'accordo che poi alla fine si fanno i consigli comunali. Però qua poi dobbiamo essere tutti d'accordo sul fatto che sul senso di responsabilità ci si debba incontrare. Quindi quello che voglio dire io è che io, quel bilancio. Volevo valutarlo sulle cose che ho contestato durante tutto l'anno e le dico una cosa, eh, eh, fisco. Eh, direttore fisco. Però io l'ho io, sì, fatto. fatto nelle sedute pre precedenti, no, chiaramente. Nelle, nelle sedute precedenti l'avevo già fatto. Detto questo, detto questo quello, che è successo, quello che è successo è che quando io. Ho sollecitato, ma per mesi e mesi, per mesi e mesi, non ultima, un'interrogazione a risposta scritta sulle relazioni che sono intercorse tra il direttore del contratto del piano Aro e l'assessore Arramo, ancora non ho avuto risposta, nessuno mi ha cercato per parlare di questi temi, nessuno mi ha cercato per parlare del servizio bene, di gestione no, dei rifiuti. È una cosa, cosa di cui si abbiamo parlato tante dopo. volte. Grazie. Dopo che cosa si pretende. A Fabio Le fasi Termine. nuove si fanno con naturalezza. Grazie a Fabio Termine. Invito anche l'assessore Sino Caracappa, visto che è presente, è necessario che dica quella sua. Eh, Fabio Leonte, che è, oltre ad essere assessore è anche consigliere comunale, per, per stramatizzare le chiederei cosa pensa dell'azzeramento della No, ma non glielo, glielo no, no, bon chiedo. No, io... <ride> Qual è la sua opinione sulle cose che ci stiamo dicendo? Il tentativo di Francesca Valenti sono mi pare dette, di aver capito che non sia stato. Sono state dette tantissime cose. Prego. Io mh, vorrei, in base al fatto che. Ahimè, lo tengo io, lo tengo io. Da, da un po' di tempo che svolgo questo ruolo di consigliere comunale, qualche, per qualche periodo anche di assessore. Per esempio, le cose arrivano all'ultimo, gli atti arrivano all'ultimo istante. Vi garantisco che è stato spesso si è verificato con tutti i sindaci. E ricordo a me stesso che un atto di questi è riguardato Roccoforte. La delibera è arrivata all'ultimo momento ed è stata approvata alle 5 del mattino. Oggi, se non ci fosse stato quell'atto arrivato all'ultimo momento, noi non avremmo un roccoforte del quale tanto parliamo bene. Parliamo di amministrazione cucchiara. Parliamo di Questa amministrazione per dirgli, di per dirgli, per, dire, per dire Esatto, poi si sono divertiti pure sulle 5, 5 di, mattina. di mattina, però non avremmo un roccoforte. Alle volte eh, la, la, la responsabilità è della politica, del, della dirigenza. Ci sono atti che arrivano all'ultimo momento, non per colpa di qualcuno o per volontà espressa di qualcuno, perché arrivano all'ultimo momento per tutto i pareri che Questo devono essere Il tentativo della è. Valenti è possibile? Ma io credo. Io ci è credo. Reale. Io, eh, non solo è reale, ma io ci credo ancora. Io credo, l'ho detto in una intervista, che per la prima volta. Un sindaco antepone alla politica eh, l'interesse reale della città. Eh, le dichiarazioni fatte eh, dalla, dal sindaco, che sono state precedute dall'incontro di cui parlava eh, Calogero Bono, cioè del, della del, del lunedì, delle consultazioni, delle consultazioni yeah. mi sembra che possano andare eh, in questo senso. Eh, io, non, infatti, non, ho, diciamo, non è che mi è piaciuto più di tanto quello che è successo dopo, anche se è comprensibile. Perché ho la sensazione che qualcuno abbia, eh, abbia confuso il fine con il mezzo, cioè l'azzeramento che viene richiesto. È un ricatto a tutti gli effetti. Quando c'è stata quella riunione dell'una del e mezzo, io ero giù in aula, sono stato chiamato e mi è stato detto: sono state richieste. Non so se è vero o non è vero, sono state richieste le immediate dimissioni dei, degli assessori. E io ho immediatamente detto questo è un ricatto al quale non si può cedere, è evidente che il centrodestra eh, vuole, il centrodestra non solo, perché penso alla riunione abbia partecipato tutta l'opposizione, eh, vuole detto di no per alzare la posta. Cosa probabilmente tattica, diciamo. tattica, avrebbero sicuramente votato le, la stabilizzazione in ogni caso perché non c'erano condizioni diverse da questa. Però è un ricatto al quale, al quale non si può cedere. Purtuttavia, io per primo, qua ci sono i colleghi, messo consiglieri, a ho detto eh, sono a disposizione assoluta, il mio, il mio mandato d'assessore è a disposizione assoluta, vediamo però che cosa significa questo perché. Il, il, il fine è il bene della città, ma questo si, basa sulla, si deve costruire sulla base di un programma. Togliere quella sera stessa o l'indomani gli assessori per sostituirli quando, con chi sarebbe stato un, un, salto, un salto nel vuoto in, insensato, e invece è un'ipotesi che può anche andare a. Avanti, qualora si discute, e la riunione di lunedì era programmatica: si discute di programmi, di capire come dobbiamo andare avanti. quali sono i Ma punti. le parti si possono incontrare di nuovo? Secondo me. Io, io mi auguro di sì. Io mi Dopo auguro, quello che, io ci, mi che è venuto fuori sì. stasera. Ma io mi auguro di sì, che ci possano essere. Va bene, va bene, va La sede è il consiglio comunale, non, non i tavoli diciamo, separati. Ma non mi pare che ai tavoli, non so, ai tavoli separati partecipano il sindaco, gli amministratori, i consiglieri comunali. Diciamo che hanno non un loro, rango, un loro cioè, rango istituzionale. Eh, assessore Caracappa, la sua riflessione su questo. Io devo fare parlare un attimo anche la, 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 la cittadinanza attiva, se può, con grandissimo affetto, con grandissimo amore, non affetto. Prego. Parliamo di. Eh, il dibattito, visto che. Sino gara allora, Niente, io devo dire che come dire, probabilmente sto scontando il noviziato della politica, <ride> per cui, eh, come dire, quella è stata una giornata. Non le capisco del tutto. No, queste, non le capisco, del tutto, capito, non le capisco del tutto queste dinamiche, anche se poi, come dire, il significato finale riesco a, a percepirlo è bene, devo dire. E, sì, anch'io ho partecipato a questo momento in cui. Tutti ci siamo dichiarati disponibili a rinunciare al, proprio, al nostro mandato. Questa è una notizia comunque eh, che io non, non conoscevo. Però il, cioè, il senso di questa cosa... Onde, è, è un di... ricatto però se c'è bisogno di questo lo faccio. No, 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 questo voleva, voleva dire... Voleva dire voleva, sì, <ride> ma infatti quello è stato il giorno del ricatto, chiamalo così il, il giorno dei ricatti. Ed è, ed è ed di, è triste, ed film. è molto triste questa cosa, perché io, come dire, nel mio, nella mia ingenuità, nel, col mio spirito propositivo, come dire, sono proiettato in avanti, per cui a me interessano le cose che si possono fare. E, siamo e, in, in, questo momento, <ride> e in questo momento, come dire, io continuo a credere che ci siano queste possibilità di, di dialogo. Lo richiede la necessità del momento, lo richiede eh, la città. E soprattutto, come dire, ho paura però che non si riesce a cogliere quelle che, che sono le vere eh, motivazioni per cui a questo punto, e le difficoltà nell'andare a essere propositivi. E questa è la cosa triste per cui io non ho sentito nessuno che dire questo è l'ordine di priorità su cui noi dobbiamo cominciare a lavorare che vuol dire terme, che vuol dire mai etanol non, non ne parla mai nessuno il che vuol dire emergenza rifiuti il che vuol dire una cosa allora su questa cosa su questo no scusatemi, Guarda, scusatemi. Parlava, parlava del dibattito di stasera Par... Filippo parlava no stasera del non, di stasera. non, stasera non del è accennato dibattito. nessuno Ah, parlava del dibattito non ne ha accennato stasera, nessuno no, vabbè, Filippo, Filippo parlava del scusatemi, dibattito scusatemi, io stasera non ho mai sentito parlare di maietanol, ho sentito parlare di, di, di dispute, ho sentito parlare di polemiche ho sentito parlare di cose che riguardano il passato nessuno ha fatto una proposta propositiva per il domani io voglio parlare di questo, capisco che lo sforzo è immane ma su questo noi ci dobbiamo confrontare Grazie. e allora quello che io propongo alla... alla, alla, alla parte politica di cui sono espressione da cominciare da domani di cominciare a fare un ordine di priorità su cui ci si deve confrontare e metterle a disposizione di tutte le forze politiche in primo luogo della maggioranza e su quella andare a fare a costruire un ragionamento se siamo capaci va bene, se non siamo capaci io domani me ne posso pure andare a casa non grazie. ho nessun tipo di problema grazie Sino Caracappa per il suo intervento un attimo, un attimo, un attimo allora Tony vi chiedo di essere sintetici, vi chiedo scusa, avrei voluto darvi un risposto. No, più spazio, va bene, ma... no, no, è giusto. Anzi, la trasmissione non è infinita. Finalmente c'è un Consiglio comunale eh, firmato dove diciamo, il cittadino ha la sua, sua parte. Io diciamo che rimpiango la DC, il PSI, no. il Partito Comunista, rimpiango, no, rimpiango il partito quella. Ma... No. no, no, è anche il Partito Liberale, di cui mi, so... mi onoro anche di essere stato componente. Perché il rimpiango? Perché vedo. Scusate, quando si è parlato poco fa di questa, di questa difficoltà da parte dei consiglieri comunali di continuamente o cambiare casacca o non, essere, non avere appartenenza, questa mancanza di appartenenza che anche a livello nazionale come vedete è proprio perché manca ormai un punto di riferimento per ogni consigliere comunale, per ogni deputato. Che possa, essere, che possa essere da traino, da momento di sintesi, perché qua noi ci ritroviamo consiglieri comunali che erano abbracciati con la Valenti e che oggi non ci sono più con la Valenti, abbiamo consiglieri comunali che eh, c'erano e non ci sono più, cioè c'è un po' di tutto e questo cambiamento continuo ovviamente porta a, a quello che avviene continuamente. Poi, Ragazzi smettiamola, perché qua è come le famiglie, quelle che hanno le, le gli sciarri quelle che durano vent'anni per un pezzettino di terra, frate e frate che si bisticciano per, un, per un pezzo di terra di innafinata. Questo modo di fare politica, per favore smettiamola, smettiamola perché, eh, come diceva qualcuno, credo lo dicesse il Cardinale. Cioè noi dobbiamo, dovete non noi, io un c'entro niente per fortuna non ci sono mai in, entrato là dentro perché penso che ci sia un virus là dentro c'è un virus che riguarda, che riguarda quelli che ci lavorano quelli che ci lavorano dirigenti con comunale eccetera eccetera e poi viene praticamente questo virus acchiappa pure praticamente e finisco c'è una persona cara a me che il giorno 20 partirà per Londra per lavoro perché il lavoro turistico è finito qua a Sciacca e quindi si deve mi ha detto papà mi sto facendo il biglietto, anzi Potremmo ho fatto il biglietto, papà lo dico già lo dico pure che, mi faccio il biglietto per andare a Londra perché probabilmente, okay? Allora sta questione dice che, che come fa a risolverla un consigliere comunale, non la può risolvere un consigliere comunale, quindi queste due cose fondamentali, Perfetto, è stato chiarissimo. È anche... Solo l'ultima cosa, azzerare per far ricominciare un altro Sino Caracappa, un altro assessore, a ricominciare da capo tutto quello che deve capire. Ma stiamo scherzando. Siamo lì. Signora Piazza. Diciamoci pure la verità: che la politica di oggi in un comune non si gioca su destra e sinistra. La spazzatura non è né comunista né fascista, è giusto? Siamo su questo, siamo d'accordo. Partendo da questo assunto, sulla base delle cose che stiamo dicendo, come associazione, io non penso che l'associazione sia un elemento di rottura dell'impianto politico. È un elemento di completamento dell'impianto. Questa è la mia opinione. Può essere condivisa, può non essere condivisa. Lei come la vede? No, però dobbiamo diciamo, essere realisti. Questo prolificare di, di movimenti, di comitati. È chiaro che. Se, se la politica funzionasse, dice ecco, lei non Ecco, Se il cittadino, cittadino eh, che gratuitamente, poi lo fa gratuitamente, perde tempo, si impegna, lo fa perché trova un vuoto e lo deve colmare. Questo è, è, è chiaro, mi pare chiaro. Quindi che la politica sia in crisi, non solo da noi. Quindi è, i è partiti sono chiusi. Arriccio nei no, confronti ecco, dell'opinione pubblica, poi, specialmente, non appena entrano nel Consiglio Comunale, è come se si chiudessero lì dentro e non riescono più neanche a sentire quello che c'è fuori, perché quello che ha detto il direttore Fisco è quello che diciamo tutti i cittadini, cioè. Il sentire comune di tutti i cittadini è quello che ha detto il dottore Fisco. Cioè la gente non ne può più di questo teatrino di destra-sinistra, di opposizione, vuole che si mettano tutti d'accordo e risolvono i problemi. Questo dicono i cittadini, io parlo per nome dei cittadini. giusto? Il cittadino è più, è più, non è, non è nel, 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 nei gang della, gang della politica, de, 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 de quello de... Non, non lo capisce, capisce soltanto che ci sono i problemi e li vuole risolti. Si è votato e non vuole andare più a votare di nuovo. Ogni, cinque, ogni due anni, ogni tre anni, vuole andare a votare. Ogni cinque anni il sindaco è quello, finisce il suo mandato. Quando lo finisce, poi ce ne sarà un altro. Si vota e si rappresenta. È una democrazia rappresentativa, dovrebbe essere. Invece, siamo arrivati al punto che non è più rappresentativa. Perché non ci rappresentano più i politici. Ecco perché il cittadino poi si mette in attività da solo. Noi abbiamo un plurificare, qua da noi, io ho un movimento che è nazionale, come è pieno di, di volontari il meridione, non lo è il nord. Mm. Non sono così attivi come siamo noi al nord, sono, i movimenti sono piccoli, sono pochi, perché lì non c'è bisogno. E c'è una spiegazione, diciamo. Non c'è bisogno. Ecco, io sì. volevo dire questo. Poi un'altra un un cosa eh, sul fatto che si ripetono i sindaci e i problemi rimangono. A me mi viene un dubbio, non è colpa dei sindaci, può essere colpa della macchina amministrativa che non funziona, può essere colpa dei funzionari che non funzionano bene? Ecco, facciamoci questa domanda, perché ogni sindaco trova sempre le stesse difficoltà? E per, prima c'erano i soldi e c'erano queste difficoltà, ora dice non ci sono soldi, prima i soldi c'erano però io mi ricordo che queste difficoltà c'erano. Chiarissimo, signora Lilla Piazza, grazie. Telegrammi, ho bisogno di telegrammi, perché se interventi così per come li avete fatti prima... No, è un ciafazzocchioso. Devo, devo finire. Benurre sembra. Se vuole, telegrammi. No, no, no. Mi piace, mi piace che parlate, però. No, con ma Telegrammi. Io trovo molto telegraficamente molta poca coerenza in alcune cose che sono state dette. La parola d'ordine di questa trasmissione è stata litigiosità. Battere, superare questo clima di, di, di litigiosità, di contrapposizione sterile che molto spesso riguarda le forze politiche che alternativamente si susseguono al governo della città. Poi se concretamente si manifesta l'occasione per poter superare questo momento, io ho sentito dire non c'è più tempo, ma sulla base di quale elemento non c'è più tempo? Posso accettare, Il tempo posso accettare la considerazione, lo diceva Calogero Parlapiano, di chi... Con degli argomenti più o meno uh, condivisibili, dice: cioè Io non ci credo, sulla base di valutazioni politiche che sono soggettive. Ma la frase non c'è più tempo. In politica il tempo c'è sempre per fare un passo Telegramma in avanti. avanti. Telegramma finito, stop, come si diceva nei telegrammi sì. di una volta. <ride> Teresa, È una mia riflessione rispetto a quello che ha detto l'assessore Caracappa. Eh, intanto, assessore, io non capisco come lei si voglia proiettare nel futuro e voglia aprire questo tavolo di concertazione con le altre forze politiche quando un'interrogazione che proviene da una forza di minoranza lei la definisce deprimente. Detto questo, sempre l'assessore che la cappa io vorrei ricordare Però che il movimento non lasciate 6... le cose del passato no mi, no mi no permetto. non sono se Dico, dobbiamo aprire una fase sì, nuova, e voi, lo state, voi state tentando di farlo, io ve ne do riconoscimento. Ma, e infatti io pubblico. Volevo, volevo dire proprio questo, mm. cioè l'assessore continua a dire qui eh, ci si lamenta soltanto e non si guarda a, a, a quelli che sono i temi, i punti eh, su cui intervenire eh, nel, nell'immediato. Il Movimento 5 Stelle li ha presentati i suoi punti, quindi date risposte su questi punti. Cioè noi ci siamo lamentati in 6 mesi. Esattamente, terme, turismo, randagismo. Allora, vediamo, Caterina. Eh, eh, Carmela. Carmela, allora, eh, sì. per favore. Sarò finale. brevissima. Per quanto riguarda i grandi sì. temi, terme, acqua, no. eh, sviluppo di sciacca, è chiaro che lì non ci sarà mai maggioranza opposizione, ma un unico interesse è fare crescere sciacca. Per quanto riguarda la questione della, della Maietanolle, a me dispiace, eh, però non è come dice l'assessore Caracappa, ah, Caracappa, perché non ha bisogno il, di difensori, ma no, si riferiva al dibattito di stasera. Sì, non si però l'argomento ecco, è stato trattato, è stato trattato mm. da noi consiglieri di opposizione all'interno del Consiglio Comunale e purtroppo è stato detto dalla maggioranza non ci siamo ancora interessati un consiglio comunale, un ultimo consiglio comunale questo è un tema che poi, devo affrontare di nuovo in una trasmissione a poi per quanto riguarda i cambi di casacca eh, maggioranza e poi passano all'opposizione è chiaro che io me la sento, è andato via il dottore Fisco, come mm. si chiama to, è andato, russo, è andato non via qua, è, qua. è chiaro che era rivolta a me io non ho fatto un cambio di casacca l'ho preciso chiaramente. Carmela Santangelo ha dato tanto a questa amministrazione Valenti. Carmela Santangelo si è spesa tanto per questa amministrazione Valenti, soltanto che Carmela Santangelo doveva servire soltanto per pigiare il pulsantino e per votare. Sì e basta, scusa. senza conoscere la reale eh, politica all'interno del gruppo, Io che piace... intendo precisare. A me Io Carmela non so, in terza persona. Carmela eh, eh, di Martino ho, velocissimamente. No no no, doni, doni, no, 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 no. no. Non ho più tempo di veramente non, di essere... non parlo mai. Non è una per non personale. Dai, mi, mi interessa a me. Siete abituati forse. voi Fammi a parlare per fatto personale? Fammi la siete abituati non... voi nel consiglio comunale a parlare sempre per fatti personali? Ve la prendete personalmente? Siete arrivati a questo punto? Chi sta per verità la parola a Piera Di Martino? Velocissimamente, perché devo chiudere. Allora, io cercherò di essere molto contenuta. Perché microfono. chiaramente la riunione di stasera, il microfono, Cercherò di essere contenuta anche nelle parole e nei modi, eh, e sto facendo facendomi forza. La continenza verbale. Sì, la continenza verbale raccomando. perché è giusto che sia così. Però voglio dire una cosa: ehm, credo poco all'azzeramento. cioè, stasera, ascoltandovi, parola veramente mi sono messa nei panni dei, dei cittadini, di quei cittadini che aprono la televisione, vi capiscono, non vi capiscono, vi capiscono male non capiscono niente di queste diatribe, ci capiscono pochissimo di questo teatrino, in senso pulito sempre, quindi cos'è che deve fare un cittadino? Ditemi voi, cos'è cos'è ci vuole capire? A parte che ha diretto un GQ, perché giustamente, okay, chiudo, sì. No, 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 no vengo, io è... l'ho fatto, mi scusi, non io l'ho fatto. Ah, ah, scusami, scusami. scusami. Eh, allora, scusate, fuori, scusate, scusate, scusate. Eh, scusate, questa piccola polemica. Forse mi è connaturale, cioè mi, mi sta a cuore, fa parte della mia indole. Chiudiamo questa parte. Andiamo al, al propositivo. Dico. Eh, non sono molto convinta dell'azzeramento, per niente, perché ricominceremo un altro teatrino, dei programmi eh, grandiosi, fastosi, che poi nessun cittadino legge, perché non vi richiama mai all'ordine, come dire. Eh, sindaco eh, tu hai presentato questo programma mi dai, mi rendi conto di quello che stai facendo chi sono noi cittadini non lo sappiamo fare quindi è colpa nostra anche non la relazione annuale del sindaco ecco. non si fa cioè, più okay, okay, ancora... Okay, è okay. ancora... Allora. È ancora previsto e allora da... detto questo da... quindi chiuso un tiagino se ne aprirebbe no, no semestrale addirittura. se ne aprirebbe no. un'altra e da cittadino, di... Di cittadina dico no ho sentito una eh, proposta che mi convince nella mia ignoranza, non sono preparata come voi per carità, però dico: dico riusciamo a spogliarci di de de determinate vesti che ormai non piacciono più proprio a nessuno. Ci eh, mettiamo d'accordo e lavoriamo. Io mi accontenterei di sentire uno, due, ci, punti e basta. Che sono quelle veramente. Non chiamiamo l'emergenza a 17 anni. Che via Sciacca non è più un'emergenza. Perdonatemi. Grazie, Due o tre Pietro. punti, grazie. Grazie alla professoressa Di Martino. Velocissimamente Fabio, però meno di un telegramma, proprio un sms. No, io semplicemente volevo fare una battuta su delle riflessioni che ha fatto Tony Fisco. che Oggi ha dettato l'agenda politica, oggi, Tony Fisco. E... Credo che ci possa essere un nuovo modo di fare politica senza proclami, senza televisioni al seguito, che va di più ai fatti. Faccio degli esempi, tanto per essere chiari, ci sono anche dei presenti qui che ne possono dare atto. Io, per esempio, sull'imposta di soggiorno, ho esercitato un ruolo insieme a tutti gli altri componenti della commissione, per far sì che questo benedetto tavolo tecnico venisse veramente convocato e iniziasse a programmare. Finalmente, dopo un anno, ma lasciamo perdere, è stato convocato. Adesso, insieme all'assessore Caracappa, stiamo vedendo di programmarlo e convocarlo più e più volte per sentire sempre le parti. Anche voi dialogate. Assolutamente eh, sì. Un'ultima un cosa. C'è qui, qui presente l'assessore Leonte, sempre con la commissione. Abbiamo fatto. La consulta del commercio che poi arriverà come proposta di delibera consiliare in aula. Quindi, questo cosa vuol dire che tutto quello che si è detto, mi riferisco alle terme, Gigentiacque, Latari, tutte queste cose. Non sempre sono dentro le delibere consiliari e non sempre sono dentro il bilancio. Quindi la volontà di dialogare e la volontà di approcciarsi diversamente dipende da quanto ognuno ha la sensibilità di voler mettere in campo la propria posizione, con i fatti e non soltanto con le parole. Oggi devo dire una cosa: che oggi ho fatto una trasmissione col mio mondo, se posso dirlo, eppure ho faticato in maniera incredibile. Allora, conclusione della nostra. Eh, del, della nostra discussione con una battuta ciascuno prego a Cursio Beh, tocca a me sì lo facendo. a Cursio di que, que, quello che no vabbè Cursio. ma io partirei e chiuderei con, eh, con quello che ha detto Calogero Buono Calogero Buono ha detto se c'è di fare una battaglia sulle terme il sindaco in prima fila io sono disposto a venire se c'è da fare una battaglia su questa emergenza io sono disposto a venire quello che mh, Termine adesso sta dicendo che praticamente ha un dialogo diretto sia con l'assessore Caracappa che con l'assessore Quindi su, sui temi importanti quindi se c'è dialogo, e io penso che ci possa essere dialogo in Consiglio Comunale o fuori dal Consiglio Comunale, ma l'importante è che ci sia un dialogo e una battaglia comune, secondo me si può andare avanti senza bisogno che ci sia maggioranza e opposizione, ma maggioranza e minoranza che vengono in, in alcune occasioni coinvolte. Grazie, grazie a Cusio Filippo. Eh? Eh, la, la domanda l'avevo posto io perché furia di parlare dei comitati civici eh, poi mh, vedo l'assenza sempre sui grandi temi della città, al di là del, del carnevale o dei precari. Dopodiché in aula, lo sapete meglio di me, eh, non c'è nessuno sui grandi temi. Okay? Io sono sostenitore di una mia tesi e rimane mia, che questo paese si salverà, questo paese con la P maiuscola che è sciacca, si salverà se... Eh, ci sarà una nuova classe politica, una nuova classe dirigente che progetta. Ora voglio prendere non me in, in termini positivi. L'esempio di Bilbao che può essere quello andaluso, ok? Ma non, sto, lo, non lo sto citando in maniera negativa. Andate in Andalusia oppure lì da, a Bilbao. E allora, Cosa la classe politica, come vede Sciacca, fa 20-30 anni, come con l'ordinaria amministrazione rimarremo sempre così, con le terme che già è qualcosa che per scontato, qua si tratta di creare le basi per uno sviluppo sociale ed economico e che non può essere fatto in 5 anni, in 3 anni, in 2 anni, questo presuppone, questa visione, come capita in Andalusia, da governo a governo e nel nostro piccolo da amministrazione a amministrazione, senza dire quello l'ha fatto il centro-sinistra e quindi io lo boccio e viceversa. E allora solo su queste basi io credo a una ripresa della nostra ricerca. Grazie, Tutto il resto è normalissima eh, amministrazione. Grazie Filippo. Toni Fisco. Io non voglio più parlare né di terme, né di pesca, né di agricoltura. No, non è che volevi parlare senza microfono, ora che ce l'hai, non vuole più. No, no, ti spiego di che cosa voglio parlare, Massimo. Sto scherzando. Non è il caso di parlare più né di pesca, né di terme, né di agricoltura, né di quello che volete voi. Quando svolgete la vostra azione politica, tenete sempre presente che in questo momento, in questa città, ci sono. Due tipi di persone diverse profondamente diverse, che hanno però problemi molto simili. Ci sono i lavoratori che o non hanno lavoro o se guadagnano non guadagnano abbastanza per soddisfare le esigenze della loro famiglia da una parte. Dall'altra parte c'è chi ha un po' di più e chi ha un patrimonio, che ha case, terreni e non riesce ad affittare le loro case perché non ha più a che affittarle. Non riesce a vendere le proprie case per realizzare economie perché nessuno le compra. Queste due categorie di persone sono la vera emergenza di questa città e l'emergenza dipende da tutti quei problemi di cui parlavamo prima. Pertanto, se ci ripidiamo a uno a uno e cerchiamo di dare una soluzione a ciascuno di questi problemi, forse aiuteremo tutte e due le categorie di persone di cui ho parlato io. Ascoltate l'allarme che suona. L'allarme continua a suonare. Calogero. Riallacciandomi alla conclusione del collega cardinale, ha ragione, i cittadini, i grandi temi alle volte non partecipano tanto, ma perché poi alla fine, se andiamo a leggere anche i post sui social, che sono un po' il termometro, alle persone comuni interessa che l'acqua arrivi nei rubinetti, che la spazzatura venga raccolta, che si rimetta in moto un po' di economia e possibilmente insomma, qualche, qualche lavoro, anche magari qualche progetto. I grandi temi... Sì, qualcuno dice che si faccia il carnevale. C'è bisogno del famoso... Ma non, ma non lo dico in senso critico. Assolutamente. Del no? lo Rientra lo dico... nel rimettere in moto le Lo dico rispetto al fatto che l'interesse civico per il carnevale c'è ed è straordinario. Inutile Ci sono delle cose di ordinaria amministrazione che vanno potenziate e migliorate, se si è in grado di farli Allora io voglio concludere e ringraziarvi. Eh, eh, dicendo un po' la mia, se mi, se mi posso mente, visto che stasera ho fatto più che altro il passamicrofono, se questa città si trova nelle condizioni che ottimamente i colleghi qui hanno rappresentato, è dovuto anche a queste eh, esasperate divisioni che ci sono all'interno di questa, all di questa eh, civica comunità. Perché se noi siamo al punto in cui siamo e le terme sono il paradigma di una situazione di crisi assoluta, è stato perché non abbiamo fatto altro che litigare e scontrarci. Se avessimo avuto un eh, senso del campanile, voglio metterla proprio sul campanilismo. Un po' più spiccato, probabilmente non saremmo arrivati a questo punto. Questa è la mia modestissima opinione, però io intanto vi devo ringraziare tantissimo, perché mi ho faticato tanto, però la trasmissione, credo che abbia raggiunto l'obiettivo che volevo che venisse raggiunto. Grazie a tutti, buona serata.